Ciao a tutti e tutte e benvenuti e benvenute. Io innanzitutto mi presento, sono Luna Esposito, sono autrice, content creator e gestisco i rapporti con il terzo settore per Will Media, che è una, diciamo, un media online, una community online di persone che provano a portare un cambiamento e un impatto all'interno della società. E non è un caso, diciamo, che io mi trovi qui, perché appunto il progetto WISP, che è appunto l'associazione che ha scelto di selezionare appunto Will per la presentazione di questo bellissimo progetto, è appunto un'associazione, uno, estremamente inclusiva, e due, che così come Will sposa i valori dei macro cambiamenti che in questo momento ci stanno completamente travolgendo, e all'interno di questi cambiamenti cerca appunto di portare il proprio impatto sociale. Innanzitutto, dove siamo? Come avrete, diciamo, intuito un pochino dall'arredamento, ci troviamo all'interno di un ex opificio, all'interno, diciamo, di un quartiere che prima è stata una zona industriale, spero che questo P non si senta un po' troppo, un'ex zona industriale. Questo era appunto un ex opificio. Industrie Fluviali è un posto che io, devo dire, già conoscevo, perché ho avuto la possibilità di venire qui a lavorare in questo spazio co-working, e anche questo, diciamo, ha un legame con tutto quello che è il, diciamo, il valore di WISP, che appunto sposa anche i valori di Will e di tutti i progetti di cui parleremo oggi, perché questo è uno spazio di innovazione culturale, di inclusione sociale, di innovazione tecnologica, ed è veramente super bello. Quindi intanto ringrazio, diciamo, per questo posto, per averci ospitati. Spero ci siate più o meno tutti, ok? Perfetto. E, allora, direi che questa sarà una giornata, diciamo, abbastanza intensa. Chiederei a ognuno di voi, diciamo, di immedesimarsi un pochino all'interno dei progetti che presenteremo durante la giornata, perché sarà, io quando, diciamo, ho letto tutte le idee che erano state proposte, mi sono proprio detta wow, quanti aspetti diversi, cioè quanta diversità all'interno di questo progetto. È un progetto veramente inclusivo, un po' perché coinvolge appunto media come Will, ma anche associazioni studentesche, associazioni universitarie. C'è veramente un mix incredibile, e quello che dicevo prima, scambiandomi due parole con Ivano, che è una delle prime persone che ho conosciuto, è che non è così semplice per un'associazione così, diciamo, storica, che ha una rete così ampia in tutta Italia, riuscire ad essere così inclusivi, perché a volte il rischio è un po' chiuderci all'interno delle nostre bolle. E invece con WISP ho notato proprio che c'è un'apertura, che c'è una curiosità all'innovazione, alle novità, all'innovazione tecnologica, che comunque non è scontato, ecco. E, intanto direi che entriamo subito all'interno, diciamo, del cuore dell'evento. Che cos'è questo progetto? Questo è il progetto Sport Impact Lab. Come appunto dicevamo prima, le parole chiave sono impatto, quindi un impatto nell'ambito sportivo. Questo è un progetto che si chiama appunto Sport per Tutti, promosso da WISP. Sono state ricevute 37 candidature da tutta Italia, che è una cosa abbastanza interessante, perché per quanto possa essere, diciamo, un progetto che magari possiamo immaginarci soltanto al centro, diciamo, Italia, invece le candidature sono venute da ovunque. Ci sono candidature dell'Emilia Romagna, dal sud, dalla Sardegna, dalla Liguria, quindi molto interessante questo, diciamo, questo mix di provenienza. E tutti questi progetti che presenteremo oggi naturalmente hanno tutti un valore sociale. La cosa, diciamo, interessante è stata anche leggere la varietà dell'età delle persone che hanno partecipato. All'interno di queste idee ci sono persone che vanno dai 27 ai 67 anni. Questo che cosa vuol dire? Che c'è, diciamo, un'inclusione e una voglia di mischiarsi. Quindi complimenti veramente a tutti per aver organizzato questo bellissimo progetto. Ne approfitterei per chiamare subito sul palco le persone, diciamo, direttamente coinvolte, che sono appunto Tiziano Pesce, il presidente WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Daniele Mirani, cofondatore di Simurg Ricerche. Dove preferisci? E Vincenzo Manco, responsabile Centro Studi e Terzo Settore, presidente anche della Commissione di Indirizzo e Valutazione del Test. Prego. Sì. Benvenuti e grazie mille.
siamo, diciamo, liberi di fare una chiacchierata tutti insieme, e anzi, così come a me sarebbe interessante spiegare a tutti quelli che sono qui, uno, il motivo per cui, cioè qual è la cosa che vi spinge ad essere qui oggi e in generale a credere in un progetto così particolare, sicuramente, così inclusivo. Che cos'è che vi smuove? Qual è la scintilla che avete nel cuore per far sì che questo progetto vada avanti e che cresca? Sentitevi liberi, diciamo, in ordine, come preferite di rispondere. Allora, parto io. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Daniele Mirani, faccio parte di Simurg Ricerche. E noi faccio parte di questo gruppo di lavoro. Con noi c'è anche la società PromoPA, che ha curato gli aspetti legati alla comunicazione. Noi siamo una squadra piuttosto articolata. E noi siamo stati incaricati da UISP di seguire gli aspetti tecnici di tutta questa iniziativa. Ora, personalmente, come squadra, come gruppo, la risposta è l'interesse nostro che ci ha stimolato, che ci ha portato avanti in questo progetto. Noi ormai siamo un po' vecchi, da 30 anni che lavoriamo, insomma, a supporto delle amministrazioni pubbliche, eccetera. E qui la cosa che ci ha stimolato è l'aspetto dell'innovazione, cioè il fatto di utilizzare, di canalizzare di proprio la forza di WISP, la pratica sportiva e quindi lo sport, per creare nuove opportunità di impresa. Questa è una sfida, secondo noi, importantissima, che ci ha motivato. E devo essere sincero che il motore di tutto è stato, da una parte, un'organizzazione che vede sempre avanti, cioè quindi WISP, che guarda oltre, no? Questo progetto è nato subito dopo purtroppo il Covid e così via, quindi per dare un nuovo impulso all'occupazione, eccetera. Ma poi siamo stati fortemente motivati anche quando abbiamo cominciato a prendere contatto con le idee che ci arrivavano. Quindi è stata fatta una selezione, questo è un progetto molto complesso e così via, però quando abbiamo cominciato a vedere che sui territori sono arrivate quasi 40 idee nuove, poi purtroppo abbiamo dovuto selezionarle, ma tutte valide, tutte molto differenziate, con l'obiettivo, in fin dei conti, di migliorare e avere delle ricadute positive sulla collettività. Quindi questo è stato lo scopo che, come gruppo di lavoro, al di là degli aspetti, tra virgolette, diciamo, che ci sono stati commissionati, ci ha spinto veramente. Scusatemi, sono un po' dilungato. No, assolutamente. Hai toccato un punto in realtà interessante a cui pensavo anch'io, ovvero la pandemia. Cioè, noi abbiamo passato questo periodo di chiusura fisica, diciamo, ma anche ovviamente mentale, in cui però lo sport ha acquistato un ruolo diverso. Cioè, io ho visto tante persone iniziare a fare sport durante la pandemia, tante magari invece fermarsi, però è stato comunque un momento di rivalutazione del nostro benessere psicofisico, quindi molto interessante, ed è interessante che è bello che l'abbiate fatto appunto dopo un periodo così intenso, di cui secondo me ancora oggi conosciamo poco le conseguenze, ma in cui lo sport prende un ruolo veramente fondamentale. Grazie Luna, buongiorno a tutte e a tutti. Come spesso dico, ma lo sottolineo anche in questa occasione, per me un orgoglio in questo momento, ecco, cercare ogni giorno di poter rappresentare al meglio questa grande associazione. Poi ringrazio Daniele, perché quando a parlare di WISP e a parlare bene della nostra associazione sono persone, dico tra virgolette, esterne, perché ormai il percorso è diventato un percorso, diciamo, comune, però ecco, diciamo, è più semplice, quantomeno per il sottoscritto non si rischia di cadere in autoreferenzialità, e non vorrei farlo oggi, però ecco, parlavo di orgoglio perché questo progetto è stato ed è prima di tutto per noi una sfida. Quindi si parla di contest, ovviamente ringraziamento a tutte le donne e gli uomini di varie età che hanno partecipato, che si sono misurati e misurate tutte le 37 idee, se non ricordo male, sino ad arrivare a quelle selezionate, ma so che il lavoro della commissione è stato un lavoro, come dire, faticoso, sino ad arrivare a poi quelle che oggi premieremo anche con un contributo economico. Ecco, un progetto che dall'inizio abbiamo voluto portare avanti, Luna, cogliendo proprio quelle opportunità
di essere associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportivo. In questo caso ovviamente è doveroso ricordare e sottolineare come quest'azione sia inserita nelle 5 azioni del progetto Sport per Tutti, che richiamavi in apertura, sostenuto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispetto appunto alle nuove opportunità che sono arrivate in questi ultimi anni con il codice del terzo settore, ma un progetto a rete, un progetto che sicuramente abbiamo declinato e continuiamo a declinare proprio su quelle parole chiave che ci davi, quindi cambiamento, trasformazione, innovazione, inclusione, impatto. Io negli appunti mi fisso sempre il titolo perché è molto lungo: rete di collaborazioni, di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid-19. È partito, diciamo, all'indomani, diciamo, della conclusione della prima fase quantomeno pandemica, diciamo, un progetto in rete che ha coinvolto tanti soggetti di cittadinanza attiva, il mondo dell'università a partire da Unisport, rappresentanze sociali, un'idea, diciamo, nata anche all'interno con il forum del terzo settore, coinvolgimento dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, l'ASVIS, l'ANCI, enti locali, aziende sanitarie, il mondo anche dell'imprenditoria. Per noi, dicevo prima, è una sfida. Non nego che anche al nostro interno all'inizio c'era, diciamo, nella nostra discussione qualche resistenza, ma eravamo anche, diciamo, all'inizio del percorso di riforma del lavoro sportivo, di attualità assoluta in queste settimane, quindi ma cosa significa parlare di imprenditoria sportiva all'interno di un'associazione non profit come la WISP? E qua devo ringraziare, e mi scusi in anticipo perché non posso citarvi, ma i tanti partner, i tanti stakeholder, avete un elenco in cartellina solo di quelli che oggi hanno garantito la presenza e, come dire, avrete già visto nomi di assoluto livello, rappresentanze di organizzazioni, di rappresentanze del mondo dell'imprenditoria, del sistema sportivo, di assoluto livello. Quindi un grazie veramente sentito. Il tema era proprio quello di fare la nostra parte per mettere in evidenza il ruolo dello sport di base, dello sport sociale, arrivare a un'emancipazione dello sport sociale e per questa azione porre attenzione al tema dell'occupazione. Mai così di attualità, mai un problema così sentito, il tema del lavoro, e quindi andare, dire, oltre alle, oggi diremmo, alle mansioni tipizzate nel decreto 36/2021 con cui le nostre associazioni sportive, le nostre società sportive, i nostri dirigenti soprattutto in questi mesi, in queste settimane devono fare i conti, però ecco, cosa ci può essere di più? E chiudo, credo che sia, come dire, assolutamente necessario ricordare l'entrata dello sport, del riconoscimento del valore sociale dello sport all'interno della Costituzione, come abbiamo detto più volte con, diciamo, come WISP, ma tutti i tavoli istituzionali in cui portiamo il nostro, come dire, dovere di rappresentanza nei confronti del tessuto associativo, è un importantissimo risultato, è un primo però passo, perché ora bisogna passare dal dire al fare. Sicuramente lo sport sociale di base deve essere sempre visto di più come politica pubblica, ma io credo che un appuntamento come quello di oggi, ecco, un passaggio importante del nostro progetto, sia appunto importante non solo per la nostra rete associativa, ma con molta, diciamo, umiltà lo mettiamo a disposizione, ecco, di tutto il sistema sportivo associativo del paese. Grazie mille, è molto 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 interessante ed è molto vero tutto quello che dici, cioè lo sport è veramente la chiave per l'emancipazione, verissimo, per l'occupazione in generale. Mi piacerebbe anche sapere da voi dopo che cos'è per voi lo sport, perché per esempio io, vabbè, vengo da Napoli, che è una città, diciamo, in cui lo sport è molto sentito, soprattutto calcistico, ma a prescindere da questo sono sempre stata bombardata da quando ero piccola sull'importanza dello sport, quindi veramente mi ha costruito una sorta di disciplina e mi ha permesso anche di essere più indipendente un po' in tutto e di vedere anche le cose da diversi punti di vista. E intanto ringrazio anche Vincenzo, diciamo, per essere qui. E che cos'è per te questo progetto e cosa, diciamo, ti ha spinto ad essere qui, cosa ti spinge ad essere qui? Buongiorno a tutti e a tutti, grazie. Vado un po' in scia, riprendendo, che credo sia, diciamo, l'elemento centrale per poter, almeno per me, per poter dire, diciamo, quello che è stato appunto l'accettazione della sfida, come diceva Tiziano prima, cioè lo slogan che Tiziano, la WISP, ha, diciamo,
ideato e prodotto per la campagna di tesseramento 23-24, cioè della WISP, accelerare la transizione. Noi abbiamo considerato questo progetto come uno degli elementi di lettura della WISP, lo si diceva bene prima, di lettura appunto della WISP di una fase in cui nel post pandemia noi non avevamo solo bisogno di ragionare, lo dico non solo come sportivi ma come sistema paese di, e sistema quindi anche europeo, mondiale, transizione ecologica, transizione digitale, transizione demografica, ma noi invece abbiamo letto il bisogno, per quello che diceva proprio Tiziano, il presidente prima, di una WISP, ente di promozione sportiva, associazione di promozione sociale, rete associativa nazionale, all'interno di queste riforme che lo hanno toccato, del sistema sportivo, del terzo settore e la riforma costituzionale. Diciamo che sulla riforma costituzionale siamo stati anche, come dire, abbiamo anche anticipato un'idea che quel riconoscimento prima o poi sarebbe arrivato. E allora sì, abbiamo accettato la sfida, e ognuno di noi ha accettato la sfida, soprattutto all'interno della WISP. Tra di noi abbiamo parlato spesso nel confronto con tutti coloro che ringrazio, come appunto ha fatto Tiziano, ringrazio anch'io, che ci hanno dato una mano a vario titolo per portare a compimento questo progetto. Abbiamo parlato, nella WISP si è parlato di laicizzazione, guardo Torre, no? Di laicizzazione della WISP, misurarsi con quello che per esempio è stato anche, come dire, piani che erano legati, no, che nei piani urbanistici, diciamo, no, di mobilità sostenibile ancora non esistono, è quello che noi abbiamo fatto, diciamo, grazie a chi appunto ci ha messo le competenze per caratterizzare tre impianti pilota, Roma, Bari e Casalecchio appunto di Reno. Abbiamo immesso, a proposito di innovazione, all'interno delle politiche pubbliche uno strumento su cui la WISP, già Tiziano lo sta appunto facendo, si misurerà nel rapporto con le istituzioni locali, e quindi a proposito del tema di coprogettazione, di coprogrammazione, di coprogettazione appunto delle politiche pubbliche. Abbiamo parlato di laicizzazione della WISP nel rapporto anche con quello che oggi ascolteremo molto meglio nel dettaglio, quelli che sono stati appunto i progetti presentati, le 37 idee embrionali che sono diventate poi progetti e piani di sviluppo veri e propri, che oggi abbiamo già selezionato. Ringrazio, anzi anche ne approfitto, la commissione di indirizzo e di valutazione che insieme a me ha fatto, diciamo, questo percorso. Abbiamo parlato di contaminazione, perché ci siamo contaminati, speriamo come WISP di aver anche contaminato, ma lo si diceva assolutamente appunto anche prima. E questo tema della transizione noi appunto lo stiamo ponendo, e Tiziano lo pone in tutte le sedi istituzionali, nel rapporto con il movimento sportivo, con il sistema sportivo, nel terzo settore e appunto, ripeto, nelle istituzioni a tutti i livelli, perché noi, e pensiamo con questo progetto di averlo fatto, abbiamo bisogno, come ricordiamo sempre Tiziano, di superare la retorica che si usa spesso nel raccontare il grande valore sociale dello sport, ma a noi interessa molto capire come appunto lo si declina, come siamo capaci di coniugarlo dentro le politiche pubbliche, nel rapporto con l'Agenda 2030. Quindi vogliamo essere misurati, non ce la raccontiamo da soli, cara Luna, no? Come dicevi tu prima, non vogliamo raccontarcela, esatto, da soli. Noi abbiamo bisogno di un rapporto di interrelazione, questo credo che siamo riusciti a fare. Bene lo diranno gli altri, noi pensiamo di averlo fatto assolutamente bene anche nella rendicontazione che restituiremo. Ecco, credo che questo ci abbia anche insegnato come WISP a capire che cosa vuol dire fare sistema fra territori, fra sfide, contaminazioni e laicizzazione, e anche in che modo questo impatto che noi stiamo mettendo a disposizione possa appunto essere messo a disposizione delle politiche pubbliche per migliorare i bisogni delle persone, la qualità della vita delle persone e delle comunità. Questa è la cosa che ci ha spinti, diciamo, a proporre il progetto e a realizzarlo insieme a tutti coloro che, ripeto, ci hanno dato una mano. Assolutamente, grazie mille, molto interessante, e hai toccato, diciamo, appunto i temi di cui parlavamo prima, cioè
l'inclusione, il fatto di mischiarsi, il fatto di, diciamo, rendere tutto, siamo tutti ovviamente diversi, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di capire le nostre diversità fino a che punto possono arrivare per poi mischiarsi. Che cos'è per voi, diciamo, in che modo lo sport può essere inclusivo? E diciamo, che ruolo ha avuto anche nella vostra vita? Perché è interessante capire per ognuno di noi che cos'è l'inclusività, che cos'è l'inclusione, che cos'è appunto lo sport come proprio messaggio per rendere questa per appiattire, diciamo, questa diversità nel momento in cui diventano ostacoli. Allora, personalmente, per me lo sport ora è qualcosa che non posso fare perché siamo sempre impegnati così, però insomma, l'idea di farsi una bella corsetta, noi viviamo da Livorno sul lungomare eccetera, è quasi un sogno irraggiungibile, quindi direi la battuta, per me lo sport è qualcosa di che ma forse tra qualche anno riuscirò a fare in maniera continuativa. Dal nostro punto di vista, usando questa parola, che cioè come ricercatori, come persone che si mettono in gioco per fare consulenze, per dare supporto, lo sport rappresenta, oltre dopo la scuola o forse ancora in maniera più potente, un megafono verso la società per noi. Cioè, se si devono canalizzare delle politiche virtuose nell'ambito della mobilità, della imprenditorialità, nell'ambito della sostenibilità, ci sono, almeno credo, ritengo che ci siano due canali fortissimi, la scuola e lo sport, perché si raggiungono tutte le famiglie, questo è. Quindi se io devo agire con una strategia devo passare di lì, e quindi questo, se, a mio modestissimo parere, è una delle strategie, dei compiti che sta portando avanti WISP in questo progetto, è veramente utile, con delle ricadute pesanti, positive. Quindi questo sport. Insomma. Grazie. Beh, una considerazione, una domanda molto, molto ricca, che sicuramente avrebbe bisogno di tanto tempo. Oggi non lo abbiamo in questo momento, ma ti ringrazio, Luna, perché questo mi fa dire, ecco, nel 75esimo anno di vita della nostra associazione, quanto in questo momento sia importante, proprio per quello che dicevi, rilanciare lo sport come diritto di cittadinanza. Citavamo la Costituzione, condividevamo la nostra lettura di quell'importante ingresso del riconoscimento del valore sociale dello sport, di quanta strada ci sia ancora da fare. La WISP come rete associativa, oggi anche con un riconoscimento formale e giuridico, ma possiamo dire, ecco, da 75 anni fa questo, si batte con i propri associati, con i propri praticanti, a qualsiasi livello, con la propria rete associativa, per cercare, ecco, attraverso lo strumento dello sport, il linguaggio universale dello sport, arrivare a tutti. Superare non è uno slogan, ogni tipo di barriera, e partire dal concetto che le differenze sono una ricchezza, le differenze di ogni tipo, le differenze di condizione sociale, le differenze tra i generi. E credo che, come citavi all'inizio, la pandemia, e poi purtroppo dobbiamo aggiungere tutte le crisi ulteriori, le emergenze che si sono addizionate, un'emergenza ambientale climatica che purtroppo arriva già da anni addietro, ma l'emergenza, diciamo, economica, l'inflazione che attanaglia le famiglie, quindi le società sportive, quindi le famiglie anche nel poter garantire l'accesso all'attività sportiva, e il caro energia, e senza ovviamente dimenticare le guerre, il conflitto russo-ucraino e questa tremenda attualità che stiamo vivendo ogni momento da qualche settimana sui territori palestinesi e israeliani. E dove per esempio la WISP è intervenuta per tanti anni con progetti di cooperazione internazionale attraverso lo sport, e la cooperazione internazionale ci diceva, quella non sportiva, come lo sport, come dire, sia stato, e auguriamoci di poter tornare presto anche in quei territori, veramente un mezzo straordinario. Inclusione, coesione delle nostre comunità, negli ultimi anni abbiamo imparato molto a parlare, a confrontarci con il tema delle periferie, con il tema degli entroterra, con il tema delle aree interne.
E noi crediamo veramente, lo dicevamo prima ma lo sottolineo ancora, come lo sport debba essere vissuto veramente come politica pubblica. A volte, come dire, anche in questi ultimi mesi c'è un po' una polemica, la politica si occupa dello sport. Io dico che la politica, la buona politica, vive Dio che si occupi di sport, che sia arrivata ad occuparsi di sport, e al pari delle altre politiche pubbliche, perché nessuno credo che si scandalizzi, anzi, se un governo centrale, se un'amministrazione pubblica locale, a partire dalle regioni, si occupi bene di trasporto pubblico, si occupi bene regolamenti la sanità, si occupi bene regolamenti l'urbanistica. E quindi ecco, lo sport credo che sia un mezzo veramente a disposizione. Abbiamo dei segnali importanti, lo dobbiamo dire, in questi ultimi tempi, a partire dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, di non solo di conoscenza del nostro mondo ma di condivisione, e di questo noi siamo, come dire, testardi e cocciuti da 75 anni, andremo avanti sicuramente su questo. Se mi permetti proprio una battuta per, ecco, l'ho detto prima, non posso citare tutte le amiche e gli amici della WISP che lo sono diventati, che ci accompagnano in questo progetto, molti sono in sala, autorevolissimi, un ringraziamento, ecco, me lo permetterete, in casa WISP, ma dico solo un grazie alla WISP e ringraziare veramente tutti, a partire da chi ha lavorato sul progetto, le nostre politiche, l'ufficio progetti, tutto il nostro staff, la comunicazione, mi permetterete, ecco, per quello che diceva anche Vincenzo prima, di fare un ringraziamento al mondo della comunicazione, perché la comunicazione è un alleato strategico per portare avanti, come dire, al di fuori delle nostre sale, dei nostri impianti, dei nostri convegni, dei nostri congressi, delle nostre riunioni, questo valore, quello che oggi cerchiamo anche di condividere insieme. Allora un ringraziamento appunto alle giornaliste, giornaliste, comunicatori, a Will Media, a Luna e a tutti i suoi colleghi, per anche l'impegno di oggi, ma vi permetterete, ecco, un abbraccio caloroso a due mostri sacri del giornalismo sportivo che abbiamo qua oggi in sala, non hanno bisogno di presentazioni, Riccardo Cucchi e Carlo Paris. Grazie Riccardo, grazie Carlo, un ringraziamento perché siete due persone straordinarie, non lo scopro ovviamente io, ma mi date modo di sottolineare quanto i vostri nomi, appunto, che sono conosciuti da tutti, le vostre carriere che sono conosciute da tutti e da tutte, siano la rappresentazione plastica di come ci si possa occupare di sport ai livelli massimi, quindi dai campionati del mondo alle Olimpiadi, ed occuparsi anche di sport sociale, perché non lo fate solo ora che magari avete un pochino più di tempo libero dalle vostre carriere, però l'avete dimostrato anche quando raccontavate una partita della nazionale, quando raccontavate una partita di calcio del campionato di Serie A o le Olimpiadi, avete sempre unito questi due aspetti. Io lo dico sempre, lo sport sociale di base, la WISP non cerca assolutamente contrapposizioni col mondo dello sport di vertice, anche quando a quei tavoli recriminiamo e continueremo a recriminare risorse per le nostre associazioni e società sportive di base, però ecco, grazie anche per questo. Scusa Luna, sono stato un po' lungo. Assolutamente, conversazione interessante. Eccoci. Io invece vado con un telegramma, perché è già stato detto tanto, soprattutto a Tiziano, intanto mi associo ai saluti a Riccardo e a Carlo, chiaramente, con i quali abbiamo, Carlo a proposito dell'esperienza fatta nei campi profughi palestinesi, e Riccardo che, devo dire, da quel punto di vista ci onorò anche con una riflessione che ancora ricordo nella sala della Lupa, alla Camera, quando abbiamo celebrato il nostro settantesimo. Quindi grazie a loro, come ancora a tutte e a tutti, in questo percorso che abbiamo fatto. Rispondo così, dopo, chiaramente condividendo tutto ciò che diceva Tiziano, che è stato detto prima: liberi di muoversi. Lo sport è liberi di muoversi. Noi, ecco perché diciamo spesso come WISP, usciamo fuori dalla retorica, perché noi dobbiamo ancora ricostruire una nuova cultura sportiva, e la WISP vuole giocare il ruolo da protagonista per ricostruirla, perché se no, non lo scopriamo mica oggi, a proposito dei 75 anni della WISP, che sono i 75 anni della Costituzione, guarda caso, non sarebbe il primo articolo, ultimo comma 33 a non essere attuato della nostra Costituzione, perché ne abbiamo già tanti. Quindi noi, come appunto sta facendo Tiziano, dobbiamo sentirci quotidianamente protagonisti della realizzazione
del dettato costituzionale prima di tutto, quindi diritto, libertà di muoversi, perché noi no, lo diciamo, come dire, da rappresentanti di un'associazione che nel sistema sportivo, nel movimento sportivo e nel terzo settore non rappresenta poca roba. E quindi, come dire, l'approccio con quello che noi offriamo, cioè la cultura associativa, la cultura aggregativa, la cultura sociale, non diciamo collide con la possibilità, l'opportunità di ogni persona, quindi non solo di cittadini e cittadine, ma di ogni persona, uomo o donna che sia, o di diverso genere appunto che sia, la libertà di potersi muovere all'interno del nostro paese, quindi di promuovere anche alternative di luoghi della pratica sportiva che non siano quelli appunto deputati alle discipline classiche. Ultimo accenno, perché è stato ricordato il tema appunto della scuola, l'agenzia, la terza agenzia, riconosciuto appunto anche lì il valore educativo nella Costituzione. A proposito della libertà di muoversi, ci piacerebbe come WISP aprire, a proposito di una cultura nuova, una fase nuova nel rapporto con la scuola e lo sport e l'attività sportiva, anche in una fase, come dire, di una progettazione, di una programmazione strutturale. Tradotto, a proposito di questo progetto del Covid-19 eccetera, quanto abbiamo ascoltato rispetto agli adolescenti delle ricadute, no? Psicologiche, cioè... e quanto sono state associate quelle ricadute psicologiche nel rapporto con la performatività della scuola e con la performatività, aggiungiamo noi, dello sport. Certo. Come la pacifichiamo questa cosa che tutte le volte che si fa una proposta all'interno della scuola dobbiamo mettere un bambino a 6 anni sulla motocicletta, dobbiamo, abbiamo un rappresentante delle nostre ginnastiche, diciamo un'altra dirigente appunto della WISP, presidente della WISP di Brescia insieme ad altri, con altra esperienza, quanto ci mettiamo noi per precocizzare? Poi dalle più grandi stelle olimpiche vediamo poi gli elementi, come dire, di... Ecco, noi vorremmo attivare nel rapporto con la scuola, in una certa fase, le primarie, bene, psicomotricità, anzi diremmo anche materne e nidi eccetera, psicomotricità, gioco, divertimento, multidisciplinarietà, e poi cominciamo a capire qual è il rapporto con le discipline. Vogliamo i campioni? Sì, lo diceva Tiziano, nessun conflitto con l'elemento, diciamo, no, più alto e di alta prestazione di questo paese, anzi bene, le medaglie ci inorgogliscono, e però un rapporto, come dire, di pacificazione lo dobbiamo trovare. Se critichiamo la performatività della scuola, allora mettiamoci dentro anche la performatività dello sport e rendiamo libero il movimento che ogni persona appunto possa scegliere di muoversi all'interno di uno spazio più o meno deputato, più o meno ufficiale, no? Ad essere appunto deputato alla pratica sportiva. Ecco, ci abbiamo messo anche questo elemento di riflessione nel rapporto, come dire, della scuola con le istituzioni e con le politiche pubbliche di cui parlava Tiziano in questo progetto. Io vi ringrazio tantissimo, è stato super interessante, e complimenti veramente, grazie mille. Lasciamo pure. Grazie a voi, davvero grazie, spero sia stata una conversazione interessante per tutti, per me sicuramente, perché ho imparato tantissime cose in questi, diciamo, in questi 30 minuti di conversazione. E adesso è arrivato, diciamo, il momento del pitch. Innanzitutto capiamo che cos'è un pitch. Un pitch è appunto un momento di 3 minuti in cui i progetti selezionati saliranno appunto sul palco per presentare quello che è il loro obiettivo, e questi progetti sono stati già precedentemente, diciamo, selezionati appunto da una commissione, e oggi la giuria invece, diciamo, sommerà a quel punteggio la propria valutazione. Intanto ne approfitto per capire di chi stiamo parlando, che è appunto la giuria. All'interno della giuria abbiamo dei referenti WISP che sono Simone Menichetti, presidente WISP Roma e componente giunta nazionale WISP, Paola Vasta, presidente WISP Brescia e commissione settori di attività WISP. Ci sono i rappresentanti del mondo accademico, perché come dicevamo prima, diciamo, è un progetto veramente che comprende tantissime persone e tantissime realtà. Quindi Simone Di Gennaro, presidente dei corsi di laurea in scienze motorie presso l'Università di Cassino e Lazio,
Terzo Meridionale, Alessandro Piras, ricercatore senior presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna, e poi abbiamo i rappresentanti del mondo imprenditoriale, quindi Alessandro Bolis, vicepresidente direzione commerciale, marketing e responsabile comunicazione, Istituto Credito Sportivo, e Federica Boccia, componente CDA Pingo, società cooperativa sociale integrata e responsabile del personale. Insomma, questa giuria giudicherà appunto questi progetti in base a tre criteri. I criteri sono efficacia, chiarezza e potenziale innovativo e sociale, perché appunto dicevamo che lo sport non è soltanto un modo per mettersi, diciamo, in movimento, ma è soprattutto qualcosa che ci lega, che crea appunto un legame tra di noi, che cerca di includere più persone possibile, che cerca di avere appunto un impatto all'interno della società e cercare di navigare in questi macro cambiamenti che stiamo vivendo. Come accennavamo prima, diciamo, il Covid è stato purtroppo per noi soltanto una virgola all'interno di questo stato di emergenza che stiamo vivendo ormai da praticamente 4 anni, e quindi io sono molto contenta perché tutti questi progetti, diciamo, ci danno un po' di speranza e un po' di fermento all'interno di un momento veramente, veramente particolare per tutti. Allora, i progetti che saliranno sul palco saranno in ordine alfabetico, quindi il primo progetto a salire sul palco chiederei appunto a Africa Academy Calcio, proposto da Franco Marrucci e direttamente da Livorno. Franco, ti lascio il palco. Sì. Prego, vieni. È il tuo momento, io ti assisto da qui. Intanto buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui con voi. Noi siamo l'Africa Academy Calcio. Siamo un'associazione umanitaria, istruzione e integrazione attraverso il calcio. Come vedete, l'estrema povertà, la mancanza di documenti, famiglia, casa e lavoro, il razzismo sono gli aspetti con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Questi sono ragazzi che sono venuti dalle ONG. Facciamo la scuola, quello laggiù sono io. Ci sono non solo i nostri ragazzi, ma ci sono anche tantissime donne. Insegniamo la lingua italiana come strumento di prima integrazione e soprattutto di accoglienza. Questo è il risultato, va bene, che abbiamo conseguito per alcuni. Come vedete, l'integrazione ha portato, va bene, a entrare in relazione con persone italiane. Vedete, questi due ragazzi si sono sposati, hanno 2 bellissime bambine. Questa ha conseguito per esempio un permesso di lavoro, e questo ragazzo, Kadiali, come vedete sta alzando una coppa perché è un nostro grande capitano. Andiamo avanti, la nostra associazione si tiene in piedi attraverso i contributi dei nostri soci. Vedete, qui sono espressi tutti i soci che hanno a cuore le condizioni di estrema povertà dei nostri ragazzi. Sono persone che hanno sposato la nostra idea e quindi prendono in considerazione l'idea di darci dei contributi, va bene, per acquistare materiali e così via. Quando si parla di materiali si parla di scarpe e così via. La nostra sede si trova presso il Circolo Arci Norfini, eccola qua, via di Salviano, Livorno. Ci alleniamo e giochiamo presso l'impianto sportivo Orlando Calcio di Livorno. Paghiamo naturalmente il campo. Questo è il nostro team, tutti amici. Fortunatamente, durante il nostro lavoro, ci sono gli amici che ci vengono incontro. Facciamo tutto volontariamente. E siamo, come vedete, presidente, vicepresidente, l'ha detto alle visite mediche e così via dicendo. Abbiamo tante partnership. La partnership più grande è quella di Amnesty International, con cui portiamo avanti i diritti umani e soprattutto gli aspetti legati al razzismo. Dobbiamo anche dire che il CES di Apps ci dà la possibilità di dei locali dove fare scuola. Guardando il futuro,
scarpe, visite mediche, documenti, vestiario, attrezzatura sportiva permettono di continuare il nostro progetto sociale e di conseguenza abbiamo bisogno di tutto. Continueremo la nostra missione umanitaria. Come vedete, guardate questi ragazzi, l'allegria di questi ragazzi. Questo è quello che vogliamo vedere sempre. Grazie. Grazie mille. Grazie mille Franco e complimenti. Ricordo appunto alla giuria che ci sono più o meno 2 minuti per valutare questo progetto con un punteggio da 1 a 10. E mi raccomando, siamo generosi diciamo, in tutti i progetti naturalmente. 1 a 10 mi sembra una scala diciamo, molto che offre molta generosità. E ricordo appunto che Franco veniva da Livorno, quindi abbiamo visto per il momento una piccola parte di quello che è la varietà di questo contest. Quindi chiamerei adesso sul palco intanto il secondo progetto che si chiama Bridge Dance, che è proposto da Roberta Ribone e Marco Togni, provenienti da Sanremo. Qui c'è un microfono, intanto ne do uno io qui. Figurati. Okay, siamo alla fine qua delle slide, ritorniamo all'inizio. Intanto, buongiorno a tutti, vi proponiamo un progetto ponte innovativo e ambizioso. In una super simpli vi presentiamo le nostre attività. Prime attività sono dei percorsi di balli coreografici adattati per tutte le età, creati appositamente per orientare allo sport e all'inclusività di tutte le categorie sociali. Attività svolte sia online sia in presenza. Molti di questi percorsi poi sfoceranno in vario modo in grandi eventi sportivi, ma non solo. Cito le universiadi, le fiere, le feste, i festival, i flash mob. E poi abbiamo una terza attività che è quella del crowdfunding per sostenere economicamente atleti agonisti molto promettenti. Per quanto riguarda i partner, noi vogliamo collaborare e progettare già in fase iniziale con moltissime realtà, associazioni sportive dilettantistiche, agenzie formative, le scuole, come si è già detto prima, centri di servizio per il volontariato. Le nostre tariffe saranno comunque in sintesi molto competitive e sostenibili. Adesso passo la parola all'ideatore del progetto Bridge Dance, Marco Togni, che andrà un po' più nello specifico. Grazie Roberta, buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Allora, il nostro team è partito da un'analisi scientifica sull'immaturità nello sviluppo neuromotorio rilevabile nei bambini già in età prescolare. Sulla base di questi dati abbiamo cercato delle soluzioni percorribili a livello scientifico, quindi da una ricerca di Howard, che è recentissima, emerge che con un preciso programma motorio svolto ad un ritmo specifico, i bambini in età scolare recuperano da 46 al 61% del problema rilevato, in un lasso di tempo che va di circa 3 mesi. Bridge Dance unisce questo background con delle coreografie musicate, promuovendo la performance e migliorando l'individuo nella società. Ecco, adesso facciamo vedere un contributo che abbiamo trovato da una recente analisi che abbiamo fatto con la mia atleta che patina sul ghiaccio, e praticamente è un programma pilota dove emerge un miglioramento tecnico a cui si può ambire con il nostro percorso base. Poi vogliamo incentivare il talento individuale e promuovere l'innovazione sociale, avendo l'ambizione di diventare il primo intervento di salute pubblica, però basato su coreografie musicali, e abbiamo scelto un approccio quindi ecologico per incontrare i reali bisogni di ogni utente. Quindi questo è il nostro team, Marco Togni, lei Roberta Riboni, progettista europeo,
Elena Dovetta, che ringrazio fortemente per il suo contributo scientifico, e Gabriella Monteduro invece, che ha fatto parte della metodologia di costruzione di tutti i programmi che sono all'interno del programma. Grazie. Insegnante oro olimpico nel 98 di short track. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Posso anche tenerli io. Grazie mille a Roberta e Marco. Ecco, questo non c'entra più. Grazie. Ok. Come al solito ci prendiamo giusto un paio di secondi per far riflettere la giuria, ma le presentazioni mi sembrano veramente super esplicative, quindi intanto complimenti e grazie per, anche per essere molto precisi con il tempo, che comunque non è scontato in queste situazioni. Quindi grazie mille. E adesso parliamo di Cammino Estense, che è proposto da Andrea De Vivo, che viene dalla città di Ferrara. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti, è un piacere essere qui con voi. E allora, il mio progetto appunto è il Cammino Estense, che prevede lo sviluppo del primo cammino su Ferrara, che appunto Ferrara non esiste. Il Cammino Estense intende valorizzare il territorio di Ferrara e provincia, raccontando il territorio. Infatti la peculiarità di questo progetto è che lungo il percorso ci saranno dei QR code dove il pellegrino, i camminatori potranno, inquadrandoli, accedere a dei video creati da persone del luogo che raccontano il territorio. Quanto è bello, no? Andare in visita in un luogo ed avere una persona del territorio che te lo può raccontare, ti dà la possibilità di immergerti completamente in questo territorio. E quindi appunto creare un cammino che valorizza il territorio attraverso la mobilità sostenibile e il turismo sportivo, cioè un cammino che sia accessibile a tutti, si può sviluppare, percorrere a piedi, in bici, a cavallo, con la carrozzina, perché è proprio accessibile a tutti, e per famiglie, per giovani, anziani, per veramente aperto a tutti. Facendolo in collaborazione con attraverso la creazione di un sito web che appunto funzionerà come marketplace tra appunto il pellegrino, comunque il camminatore che vorrà andare sul percorso, e gli stakeholder del progetto, che saranno appunto le amministrazioni per la valorizzazione del percorso e le strutture ricettive. Come dicevo, appunto, il tratto distintivo di questo cammino è il racconto appunto di chi il cammino, di chi il territorio lo vive quotidianamente. Lo sviluppo prevede, diciamo, una parte iniziale di costruzione del cammino, che in realtà il cammino è già costruito, perché si svolge sulla destra Po, collegando il castello di Ferrara al castello di Mesola, e in ambito storico rievoca appunto ciò che è la storia degli Estensi, della famiglia Estense, e appunto dal castello di Mesola, dove era una loro dimora, e fino appunto al castello Estense. E quindi, dicevo, il progetto prevede uno sviluppo iniziale, e quindi avrà un business plan per lo sviluppo iniziale, e poi un business plan per lo sviluppo successivo e il mantenimento del percorso e dell'attività. Quindi, come dicevo in conclusione, questo cammino offre l'opportunità di incrementare il turismo attraverso la mobilità sostenibile, ma soprattutto dà la possibilità di conoscere un territorio che spesso purtroppo non si riesce a far conoscere, perché magari sono quei territori, diciamo, di mezzo tra due città magari un po' più conosciute, e grazie a questo cammino appunto si riesce a rendere partecipi, diciamo, i camminatori di quello che è la bellezza di tutto il territorio. Grazie mille, complimenti. No, ah no, scusami. Avevo creato un piccolo video, giusto il... Ah ok, vedevamo, grazie per la partecipazione.
Grazie per l'attenzione. Grazie mille, super interessante. Tra l'altro il turismo sportivo è mega in crescita negli ultimi anni, quindi veramente interessante, complimenti. Adesso è arrivato il momento di chiamare il progetto Circus for Planet, proposto da Valeria Azzurlo direttamente da Roma, quindi siamo in casa, bocca al lupo. Direttamente da Roma, ma in realtà sono napoletana. Ah, come me? Eh sì. Anch'io. Salve, Circus for Planet, mi chiamo Valeria Azzurlo e mi occupo di circo contemporaneo da oltre 20 anni, quindi tecniche aeree, acrobatica, giocoleria, equilibri, ma anche teatro fisico, narrazione, e utilizziamo tutto questo nei nostri gruppi per creare socializzazione, contatto, scambio, e perché le attività motorie fatte in maniera creativa, come ci dicono le neuroscienze, attivano le stesse parti del cervello delle attività cognitive, come diceva qualcuno prima di me. E quindi noi intendiamo lavorare su questo e partiamo dall'osservare i problemi che troviamo. Se si attiva, eccoci, si è fermato di nuovo. Ok, nella nostra società la vita è prevalentemente sedentaria, siamo sempre seduti a scuola, al lavoro, anche nelle attività sociali, e c'è disoccupazione e scarsa mobilità giovanile di contro al fatto che l'Europa finanzia lavoro e studio all'estero per i giovani, e poi ancora la percezione dello sport, come si diceva prima, come prestazione, di contro l'importanza invece della salute e del benessere. E quindi cosa proponiamo noi? Di tutte queste attività ne facciamo attività fisiche, motorie, in senso più ampio, in maniera da poter coinvolgere tutte le fasce d'età e accompagnarle in uno sviluppo psicomotorio. Le abilità di circo contemporaneo toccano tutti gli schemi motori e quindi proponiamo attività che possano essere tecnicamente studiate al chiuso ma portate anche in natura, quindi agevolare una attività comunque sociale, di relazione, importante per le fasce di anziani e delle famiglie. E poi corsi di circo contemporaneo per dilettanti di tutte le fasce d'età e per acquisire una maggiore capacità tecnica, e un'accademia professionale di circo contemporaneo per i giovani proprio come proposta vera e propria di lavoro. E scusatemi che non avevo capito come funziona. Il nostro mercato è quello di, diciamo, Roma e la Sabina, perché ci interessa appunto anche la natura, quindi il territorio a nord di Roma, molto interessante. La metà degli abitanti è nella nostra fascia d'età di interesse, tra 3 e 64 anni. Il 29% costantemente fa attività motoria e naturalmente noi miriamo là. Partiamo con una base già di oltre 130 utenti, ma vogliamo incrementare fra il terzo e il quinto anno, e quindi prendere una proporzione da questo 29% fino ad arrivare auspicabilmente a oltre i 1000 utenti che servono a supportare il nostro modello di business, cioè l'abbonamento annuale stabile, che per adesso è un po' al di sotto del 60%, ma che miriamo a portare invece nel tempo al 70% con l'aumentare degli utenti, insomma degli introiti. E come ci narriamo? Sul sito, attraverso i social, un po' come tutti, ma anche partecipando a grandi eventi con molti visitatori, come Circo Infest, Roma Baskers Festival, che conoscerete, ma anche eventi sul territorio sabino, tipo la Fiera del Peperoncino, che è internazionale, molto carina, propone molti laboratori sociali proprio per chi partecipa. Competono sul territorio, ci sono un paio di scuole interessanti a Roma che però mirano solo ai giovani, soltanto a professionalizzare per l'appunto per il circo contemporaneo, poco collegati al panorama internazionale. Noi invece abbiamo, appunto, siamo collegati comunque con le scuole di circo nazionali a Torino, abbiamo competenze pedagogiche certificate da molto molto tempo, come vedremo più avanti, e abbiamo oltre altri vantaggi, cioè offrire ad un'ampia platea di utenti molte diverse diversificate attività. E questa sono io, mi sono diplomata, laureata 20 anni fa a Bristol in circo contemporaneo, non esisteva in Italia. Adesso mi sto laureando di nuovo a Circo Vertigo, c'è la laurea triennale al Dams di Torino, e poi sono stata più performer da oltre 20 anni e dirigo scuole di circo da oltre 20 anni. E quindi, in conclusione, ai nostri angeli custodi chiediamo di investire fino a 100.000 euro per fare questo salto di qualità, aprirci a un territorio che parte da Roma e dalla Sabina, ma che pian piano possa allargare e portare più utenti possibili. Poi,
possa da portare fino a 100.000 euro. Prevediamo già dal prossimo anno più di 113.000 euro e dal terzo anno oltre 160.000 euro di introiti. Ringrazio tutti, sono orgogliosa di essere qua proprio per inclusività. Grazie mille a UISP per tutti. Grazie. Grazie mille, questa volta riprendo perché sono soltanto due. Grazie mille Valeria e complimenti. Ci prendiamo un paio di secondi per lasciare il tempo alla giuria di decidere, diciamo, la votazione. Spingiamo con queste votazioni. E intanto ricordo a tutti che naturalmente, a prescindere, diciamo, dai classificati, quindi primo, secondo e terzo, questo contest seguirà, diciamo, l'idea dalla nascita fino alla fine, in tantissimi modi che dopo vi spiegheremo. Quindi qui c'è pretesa di esaustività, ma fino a un certo punto, nel senso che dichiareremo appunto quale sarà il vincitore, ma il vincitore non è che oggi lo salutiamo e poi lo abbandoniamo, ma anzi ci sarà un percorso molto interessante di conoscenza e di approfondimento rispetto al progetto. Speriamo davvero, diciamo, io faccio la moderatrice, quindi non posso dire, diciamo, qual è il mio preferito, però erano tutti molto interessanti. Allora, direi che è il momento di chiamare Discover Trail, proposto da Denis Biloslavo, Andrea Coronica, Lara German, direttamente da Trieste. In bocca al lupo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Andrea Coronica e sono qui per presentarvi Discover Trail, un'innovazione tecnologica per il turismo della mia città, Trieste. Per 10 anni ho fatto il cestista professionista. E ho ricevuto molto affetto dai miei concittadini, oggi mi ritrovo nel ruolo di insegnante di educazione motoria. Quindi il mondo dello sport lo conosco bene, ma l'idea parte dallo sport e arriva sul turismo. Ho avuto bisogno di due compagni di avventure, che sono Denis, che si occupa del marketing, e Lara, che gestisce le finanze. Ma adesso andiamo nel dettaglio per la spiegazione del nostro progetto. Adesso vi faccio questa domanda: qual è la prima cosa che fate quando arrivate in una nuova città? Beh, prendete il telefono e provate ad orientarvi. I più organizzati prenderanno gli appunti che sono già fatti a casa, mentre gli altri si arrangeranno tra Google Maps e Wikipedia. Beh, i problemi qua sono molti. Quante volte avete guardato un palazzo e avete detto: ma cosa ci fa questo? Come mai è così diverso dagli altri? Oppure quante volte i miei genitori hanno dovuto trascinarmi in giro per una città per una visita culturale che a me da piccolo non interessava? Per non parlare di quante curiosità noi non conosciamo della nostra città. Beh, la soluzione è una, Discover Trail, una piattaforma digitale che unisce il mondo delle cacce al tesoro all'attività fisica moderata per arrivare alla guida turistica. Tutto quanto in un percorso digitalizzato, targetizzato per ogni gruppo d'età diverso. Magari i più giovani vorranno fare una visita, ma fermarsi anche in qualche bar, quindi qualche consiglio enogastronomico attraverso un percorso guidato. Le famiglie vorranno risolvere degli enigmi facili e visual con i propri bambini, mentre i più esperti o gli amanti dei giochi da tavolo e del gaming come me avranno la voglia di correre contro il tempo e in 90 minuti provare a scoprire tutto quello che Trieste ha da offrire. Questo parte perché? Perché Trieste ha un turismo in crescita, più del 48% rispetto al 2022, ci sono quindi 300.000 turisti durante la Barcolana ed è una proposta che ancora sul nostro territorio non c'è. Ecco, per far sì che questo progetto, da buon progetto, diventi un ottimo progetto, abbiamo bisogno della partnership del Comune. Ad oggi Trieste è pieno di totem, noi vogliamo aggiungere a titolo gratuito la possibilità di mettere il nostro QR code e dare la possibilità ai crocieristi o a tutti i nostri turisti di sbatterci contro, affinché non siano loro a doverci cercare, ma che ci arrivano da soli, quindi una sorta di marketing da strada, come se facessimo sempre volantinaggio, ma allo stesso tempo abbia la funzione di marketing territoriale per il Comune, che offre a costo zero una cosa per tutti i cittadini. In più è un progetto replicabile, vogliamo esportarlo, se il progetto dovesse andare bene nella nostra città, in centri simili che possono essere raggiunti tutti a piedi e incentivando la mobilità green in Italia o all'estero. Abbiamo fatto alcune ipotesi, ma quello che dove siamo? Siamo a metà strada. La nostra idea è quella di lanciare l'app a Pasqua 2024. Abbiamo una peculiarità: sappiamo che all'interno di un anno raggiungeremo il break-even point. Poi saranno solo guadagni netti, perché i costi fissi sono pari a zero o quasi. A questo possiamo aggiungere il fatto che aggiungere degli eventi in presenza potrebbe essere un volano ottimo
per far sì che il lavoro si fa una volta sola per sempre. Ecco, volevo lasciarvi con un piccolo enigma. Quante volte si sovrappongono le lancette delle ore e dei minuti in 24 ore? Beh, provate a pensarci e magari ne riparliamo dopo. Perché allenare solo le gambe quando puoi allenare anche il cervello? Grazie, ciao. Grazie mille, onestamente non, una domanda che non mi ero mai fatta, quindi ci proveremo. E grazie e complimenti, interessante che ogni, quasi tutti i progetti hanno, diciamo, un attaccamento a, alla provenienza e alla città molto, molto bello. E, mentre appunto lasciamo, diciamo, un po' di tempo alla giuria per capire, che vi vedo confabulare, però ci siamo, ok, allora chiamiamo il prossimo progetto che si chiama E-Moved. Io spero di pronunciarlo bene perché immagino sia, diciamo, una declinazione del... Perfetto, di Vincenzo Altieri, Marco Conese e Tommaso Conese, appunto direttamente da Matera. In bocca al lupo e complimenti. Buongiorno a tutti, sono Marco Conese e vi presento il nostro progetto E-Moved, che nasce a Matera, completamente basato su mobilità sostenibile e mezzi a pedalata assistita. Acronimo di esperienze di mobilità urbana, verde e territorio, ma anche nel nostro linguaggio locale si traduce in movimento e farlo in rapidità. E questo progetto nasce per i problemi che ci troviamo tutti quanti di fronte quotidianamente, quindi in città e nei nostri centri storici troviamo spesso tanto traffico, strade molto strette con invece macchine che diventano sempre più larghe. Qui abbiamo dei mezzi pesanti che devono rifornire quotidianamente tutte le attività commerciali della città, scarsità di parcheggio, barriere architettoniche, tutto questo, tutto insieme rende complesso quello che è fare le attività più banali, più comuni, quotidiane, quindi complesso per un turista arrivare in città e raggiungere l'attività ricettiva. Complesso per tutti noi cittadini anche il semplicemente andare a fare la spesa. Per questo abbiamo ideato, Matera, dicevo, noi nasciamo a Matera, Matera questo è ancora più complesso perché, come vedete, molti la conoscono magari dalle fotografie, per quello che è la conformazione storica tutto questo è ancora più compromesso per quanto riguarda la mobilità, bellissimo sì, ma molto molto complesso. Per questo ci troviamo di fronte quotidianamente a questi problemi, quindi spesso magari abbiamo bisogno di fare la spesa per noi stessi oppure per dei nostri parenti che sono un pochino più anziani, non hanno possibilità di andare a fare la spesa oppure hanno difficoltà, non hanno la macchina, o dobbiamo accompagnare i figli magari a fare attività sportiva piuttosto che uscire con gli amici in centro. Problemi nel secondo caso per i turisti che invece staccano dalla quotidianità per andare in una nuova città, ma lì hanno difficoltà poi a raggiungere l'attività ricettiva, quindi sono costretti proprio per mancanza di parcheggio a parcheggiare molto lontani dalla struttura, hanno dei bagagli pesanti e dislivelli spesso importanti, ma anche problemi per chi ha un bed and breakfast, molto spesso come seconda attività, quindi anche un lavoro. Difficoltà, quindi è costretto a spendere tanto tempo comunque per questa seconda attività, dovendo comunque accogliere i propri clienti con i loro bagagli e poi una serie di commissioni che sono richieste per portare avanti questa attività. Per questo abbiamo pensato a delle soluzioni che possano garantire mobilità e logistica per tutti questi settori diversi di clientela, e ideato quindi i nostri servizi, come dicevo, tutti basati su mezzi di pedalata assistita, sulla buona volontà molto spesso, logistica cittadina, quindi ritiro e consegne di lavanderia, farmaci, generi alimentari e non, delivery per il turista, quindi un pick up e trasporto bagagli, ma anche un deposito per chi si ferma in giornata, portineria diffusa, quindi una prima accoglienza, check-in e concierge per il turista, ma anche supporto di emergenza, e poi abbiamo trasporto persone e assistenza, quindi un servizio taxi
per turisti e cittadini, ma che non si ferma sulla strada, bensì dà assistenza a chi ha problemi di mobilità di effettivamente raggiungere il loro, la loro meta effettiva. Il nostro team, non mi soffermo molto, è formato da noi tre, tutti e tre abbiamo esperienze nella logistica, nell'assistenza al cliente e amministrazione, quindi questo ci permetterà effettivamente di portare avanti questo progetto. Progetto che non è nato oggi, abbiamo già compiuto il primo passo negli ultimi anni promuovendo l'attività sportiva e l'utilizzo di mezzi a pedalata assistita nel nostro territorio locale, sviluppando con i nostri partner come vedete, un mezzo a pedalata assistita, e siamo già partiti dando alcuni di questi servizi nella nostra città, quindi assistendo già circa 400 clienti nell'arrivo in città, nello spostamento, quindi nel superamento di queste barriere architettoniche, garantendo effettivamente mobilità per tutti. I prossimi passi che prevediamo di fare sono, entro la fine del 2023, di finire questa fase sperimentale. Nel 2024, quindi il prossimo anno, avviare una campagna di marketing e un hub in zona Sassi, nel quartiere storico, che ci possa permettere poi di consolidare negli anni successivi il modello di business, e poi dal 2027 ricercare partner per poter replicare questa soluzione anche altrove. Poiché se in una città complessa come Matera questo effettivamente può garantire, può facilitare la quotidianità a cittadini e turisti, siamo sicuri che potrà farlo anche in altre località. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Complimenti. Mi fa pensare tantissimo a Napoli, perché insomma Napoli e Matera sono diverse, ma fino a un certo punto. E poi era interessante la cosa che dicevi, che in Italia abbiamo delle strade molto piccole, molto strette, ma compriamo macchine sempre più grandi. C'è un dato che dice che nel 2022 addirittura una macchina su due acquistata in Europa era un SUV. Mi chiedo in Italia che cosa dobbiamo fare con questi SUV, che ormai noi non facciamo famiglie, noi diciamo più giovani non facciamo più le famiglie, quindi i SUV sono nati principalmente, diciamo, con l'idea americana di avere queste famiglie mega allargate, mega grandi. Invadiamo queste città con questi SUV giganti, che per carità sono sicuramente, diciamo, più comodi della Panda che ci avevamo negli anni 90, però sono sicuramente più ingombranti, quindi insomma è molto interessante, è un tema che anche con Will trattiamo molto spesso, perché la mobilità è sicuramente, diciamo, sinonimo di civiltà, ecco, mettiamola così. Intanto chiamo sul palco il progetto Filosport, proposto da Francesco Mugnolo, Filomena Patella e Michele Adriano Totaro, che è... Allora, voi hai bisogno di una sedia per caso? Ok, sicuro. Non ti do un microfono, oppure sì, dimmi tu come preferisci. No, va benissimo così. Direttamente da Pesaro, in bocca al lupo. Grazie. Buongiorno a tutti. Siamo l'SD Filosport e presentiamo il progetto Launchpad, guida ed ispirazione per giovani laureati. E non so come va avanti. Ok. Ok, col nostro progetto puntiamo a risolvere il problema della poca valorizzazione delle competenze del kinesiologo, una figura professionale che in Italia è sempre sottovalutata e anche scarsamente retribuita. Sì, io schiaccio quella avanti. Ok. Puntiamo a creare una rete a misura di giovani che possa fungere da piattaforma di lancio, e da qui il nome Launchpad, per permettere loro di investire nelle proprie idee e contemporaneamente arricchire l'offerta sportiva per la comunità, privilegiando quei progetti che possano favorire l'inclusione sociale. Nelle Marche l'unica facoltà di scienze motorie è ad Urbino. Sappiamo inoltre che la provincia di Pesaro Urbino rappresenta un quarto degli abitanti delle Marche, in quali il 32% non pratica attività sportiva. Questo vuol dire avere più o meno 112.000 sedentari,
E se moltiplichiamo questo dato con 483 euro, che è la spesa pro capite per servizi sportivi in Italia, secondo l'Istituto Compass, otteniamo un mercato potenziale solo nella nostra provincia per i nostri laureati di 54 milioni di euro. Noi in 2 anni vorremmo avviare 40 progetti che, secondo la nostra esperienza, potrebbero farci fatturare 770.000 euro in 2 anni. Di questi la società ne tratterrebbe il 25%, che su 40 progetti verrebbe 107.000 euro circa. Per creare un contatto diretto con i nostri potenziali clienti, rafforzeremo la nostra collaborazione con l'Università di Urbino tra Career Day e tirocini. Lanceremo un contest per selezionare i primi 20 progetti da avviare e saranno anche importanti gli eventi di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il nostro servizio si distingue da quello della concorrenza per economicità e flessibilità, che lo rende accessibile ai giovani, creando un ambiente che favorisce la condivisione di competenze e dove la crescita dell'uno corrisponde poi a una crescita per tutti. Siamo un team multidisciplinare in cui competenze tra grafica, psicologia e scienze motorie si intrecciano in maniera complementare. Noi per avviare e gestire la società, per promuoverla e per garantire quel finanziamento iniziale a tutti i progetti, proponiamo un investimento di 50.000 euro, che con un ritorno economico di 107.000, sì, ma con un risultato ancora più soddisfacente in termini di impatto sociale. Philos in greco vuol dire amore. E noi pensiamo che sia questo il mezzo più efficace per raggiungere o comunque per aiutare tutti quei ragazzi che faticano a farsi strada in questa società. Ed è questo il nostro obiettivo più ambizioso, perché la Philosport è dove lo sport incontra l'amore. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, spero tu non ti sia fatto male facendo sport. Ecco, non l'hai detto per non togliere valore. Grazie mille e complimenti. Direi che possiamo chiamare il nostro prossimo progetto, che è Spin Lab, proposto da Marcello Campani da Reggio Emilia. In bocca al lupo, Marcello. Faccio una prova per non incorrere nel solito problema. Ok, ci sono. Buongiorno a tutti, io sono Marcello Campani, ho 42 anni, vengo da Reggio Emilia, mi occupo di management sportivo da diversi anni. Oggi vi parlo di Spin Lab. Spin Lab è la risposta a una fragilità che io noto nel mondo sportivo ormai da alcuni anni, che è la difficoltà dello sport di accreditarsi come attore sulle progettazioni di comunità all'interno dei territori e come attrattore di risorse sia dalle pubbliche amministrazioni che dal mondo profit, dalle aziende. Allo stesso tempo questa situazione è dovuta dall'assenza di soggetti sul mercato in grado di creare questo network orizzontale che unisca il mondo profit e il mondo no profit con il settore sportivo. Un network basato in particolare sulla realizzazione di progetti a valenza sociale. Vi do un dato, questo è la percentuale di abitanti sedentari che non fanno sport in relazione al titolo di studio, che denota una l'esigenza di portare lo sport a tutte le fasce della popolazione, unito però alla difficoltà del mondo sportivo spesso di farsi carico e di farsi promotore di queste politiche sul territorio. Da qui nasce l'idea di Spin Lab, quindi quello di creare un luogo fisico e virtuale, oggi diremmo un hub, per la creazione di idee, progetti, eventi
che parlino di innovazione aperta legata allo sport, che parlino di tecnologie, che parlino di comunicazione, di turismo, di inclusione, ma anche di benessere, anche di ambiente, anche di formazione, e allo stesso tempo capace di attivare connessioni trasversali e plurisettoriali sul territorio fondate sui valori dello sport. Con un target di riferimento che noi individuiamo soprattutto nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni e in una parte più residuale nelle società sportive e negli enti di promozione sportiva. Non rileviamo oggi competitor, non tocco gli enti di promozione sportiva perché non voglio creare che fanno già questo, ma lo fanno ovviamente su un livello istituzionale, qui parliamo di soggetto che si porrà sul mercato. Non rileviamo competitor diretti su questo, esiste lo studio Ghiretti a Parma che credo molti di voi conoscono, o l'Hub di Sport e Integrazione a Torino che fanno cose simili, esistono tante società che si occupano di comunicazione, enti di terzo settore che sviluppano imprenditoria sociale ma che non riescono a utilizzare lo sport come reale mezzo strumento di comunicazione. Noi ci vogliamo mettere lì, puntiamo a essere pronti entro settembre 2024 con l'avvio delle attività in previsione della prossima stagione sportiva. Ci siamo dati degli obiettivi di sviluppo strategico nei primi anni su alcuni servizi ben definiti, che sono le consulenze, le progettazioni, gli eventi, i corsi di formazione, i fundraising, solo per citare alcuni dei servizi che Spin Lab potrebbe offrire. Questo sono io, formazione piuttosto ampia nel mondo dello sport da sempre, oggi presidente di Aeron, che è una cooperativa sportiva di Reggio Emilia che si occupa anche di progettazione sociale, e questo è quello che sarà Spin Lab, quindi un link tra sport e innovazione sociale, un'opportunità di networking sul territorio per creare coprogettazione a livello locale, ma anche uno strumento per partner, aziende, clienti per dare reputazione al brand attraverso lo sport. Grazie a tutti. Grazie mille. Complimenti. Eccoci. Grazie. Allora, grazie mille, e è arrivato il momento dell'ultimo pitch. Grazie a tutti per essere stati veramente super, super precisi con il tempo. Chiamiamo sul palco Giorgio Compiani da Livorno, anche tu. In bocca al lupo per il tuo pitch. Ok, allora, ciao a tutti, io sono Giorgio Compiani, titolare di questa startup a carattere innovativo di nome Sport Fellas. E come dice il payoff, l'obiettivo è appunto di mettere in contatto tutte le figure del mondo sportivo, dagli atleti, praticanti, a lavoratori, istruttori o professionisti, alle società sportive sponsorizzanti o sanitarie. Il problema riscontrato sul mercato, come è già un po' venuto fuori dalle altre idee, è appunto la difficoltà nella ricerca di sponsorship da parte dei ASD. Il passaparola per poter fare rete e trovare i collaboratori necessari allo sviluppo di progetti sportivi e la difficoltà di concepire il lavoro nel mondo sportivo dilettantistico. Di conseguenza la soluzione proposta è la creazione di una rete peer-to-peer indicizzata completamente su variabili sportive, in modo tale che appunto si possa mostrare le proprie competenze in modo da attirare e trovare collaborazioni sia da parte società che chiaramente anche da collaboratori e lavoratori. I dati di mercato sono più o meno questi: secondo il CONI ci sono più di 14 milioni di utenze fra società sportive e collaboratori, al pari di più di centinaia di migliaia di palestre e chiaramente conseguentemente anche tutti i lavoratori che operano all'interno di quel settore. L'entità economica del mercato sportivo secondo il Sole 24 Ore sono quasi 80 miliardi e secondo alcune previsioni di mercato che abbiamo fatto interpellando anche il mercato, ovviamente si pensa di poter raggiungere il 6% di questa quota. Queste sono alcune schermate dell'applicazione che uscirà entro l'anno, fine novembre, e come si vede ci sarà anche la possibilità di customizzare il proprio profilo in modo tale da mostrare
tutte le competenze raggiunte in modo tale appunto stile LinkedIn per trovare collaborazioni. E il modello di business si basa sul fatto che la registrazione, l'affiliazione sarà gratuita per poi far pagare vari servizi all'interno dell'applicazione, che potrà garantire anche un'entrata diretta per i soggetti personali. Per arrivare all'obiettivo prefissato si cercherà appunto di ottenere partnership, per esempio appunto la WISP, siamo qui, Sport e Salute, abbiamo già dei contatti, eventi territoriali, abbiamo già dei contatti con un nuotatore olimpico per farci promozione e diciamo concentrare l'attività su città più densamente popolate in modo tale da fare più diciamo massa, essendo un social network ha bisogno di grandi numeri. La valutazione dei competitor l'abbiamo fatta in base al numero di discipline coperte e l'alto livello di interazione. Noi risultiamo essere in cima perché si mira a inglobare tutte le discipline e gli sport possibili. E il vantaggio competitivo appunto è che non esiste un'app così diciamo fluida per garantire l'interazione e la possibilità di fare network tra i vari soggetti, multidisciplinario, e introdurremo una sezione ovviamente, come ho accennato prima, dove poter fare per la prima volta un CV sportivo, perché ad oggi non esiste, non è ancora stata sentita questa esigenza. Questi appunto sono gli obiettivi per i prossimi 12 mesi. L'affiliazione di 10.000 utenze con più o meno 7.000 transazioni previste per un ammontare di 217.000 che potremmo diciamo garantire come ritorno su un investimento di 50.000 per la commercializzazione e il marketing principalmente. Grazie, se avete domande, visto sono l'ultimo. Grazie mille, questi li possiamo perché sono finiti. Secondo me la cosa interessante di tutti questi progetti, per cui veramente vorrei farvi complimenti, è che non sono semplicemente delle idee creative come vengono a me durante la notte quando non riesco a dormire, cioè sono proprio dei progetti che hanno alle spalle un'idea imprenditoriale, un'idea diciamo di professionale proprio, cioè non è semplicemente un'idea buttata lì, ah ho avuto questa idea, no, c'è un'analisi dei dati, quindi molto interessante, complimenti. E infatti voglio ricordare alla giuria appunto che tra pochissimo vi dovrete recare per deliberare i tre vincitori e il punteggio che la giuria darà ai tre vincitori, appunto primo, secondo e terzo classificato, sarà poi cumulato con il punteggio già precedentemente dato proprio all'idea imprenditoriale, cioè quanto è fattibile proprio concretamente questa idea, perché per quanto siano tutte quante ovviamente delle cose interessanti e per quanto lo siano state tutti i 37 progetti candidati, naturalmente magari qualcuna si è distinta per una carica professionale imprenditoriale diversa da un'altra, quindi complimenti a tutti. Allora, tra poco ci sarà un momento di coffee break, quindi vi libero, però prima volevo sapere se c'era qualche domanda, qualche curiosità, magari anche sul metodo appunto che la giuria sta utilizzando per valutare questi progetti. Ci sarà anche un momento informale, quindi insomma non sentitevi costretti in questo momento a fare domande, però se qualcuno ha qualche curiosità su questo progetto, sulla WISP, su appunto sui finanziamenti di questo progetto, qualsiasi cosa, questo è un momento di chiacchiera informale, diciamo siamo tra di noi, quindi se volete raccolgo domande, ma se non ci sono, come vedo che non ci sono, perché ovviamente rompere il ghiaccio adesso è un attimo difficile, ci prendiamo un pochino di tempo per prendere un caffè tutti insieme, sarà un momento importante secondo me, a prescindere diciamo dalla bontà dei dolci che ci sono, che ho assaggiato prima, sono buonissimi, è un momento importante perché comunque ci sono tante persone all'interno della sala che possono essere importanti a prescindere dal contest per voi, e quindi vorrei ricordare che sono presenti, diciamo li vedrete si distinguono per il loro badge arancione. Sono presenti ASD Liberi Nantes, Sport e Salute, Marsh, Vodafone, Teleambiente, Cassa Depositi e Prestiti Venture, Infinity Hub, Anapia e WeSport Hub, YLab. Quindi insomma è interessante anche mischiarsi in questo momento, perché comunque chissà quando ci ricapita di rivederci, quindi io ne approfitterei, diciamo, fossi in voi. Ci vediamo dopo e inviterei la giuria a scendere al piano di sotto, questi 45 minuti intensi di valutazione,
Ci vediamo dopo, grazie mille. Sarà un momento di confronto in cui, diciamo, cercheremo di capire un pochino di più rispetto a questi progetti. Naturalmente non voteremo, non ci sarà nessuno sbilanciamento perché attendiamo con ansia tutti quanti i vincitori. Quindi intanto proverei a far salire sul palco, inviterei sul palco Carlo Paris, che è stato direttore di Rai Sport, e Riccardo Cucchi, voce storica di Radio 1 e Rai Tutto il Calcio per il Mondo. Grazie per essere qui, avete entrambi il vostro microfono. Sì. Okay. È acceso, credo, sì. Come sta andando? Molto bene, molto interessante, molto interessante. Noi non possiamo dire niente. Quando si parla di sport, e poi ho sentito in più di una presentazione l'abbinamento alla parola amore, sentimento, e io credo che sia il posto giusto in cui parlare di sport. Sono assolutamente d'accordo. Io devo aggiungere che prova 1, 2, 3, sembra spento, ma sì, vediamo. Era acceso. Eccolo qua, verde, acceso. Quando Ivano mi ha chiamato per dire vieni con Riccardo Cucchi per questa cosa, io ho avuto il timore che dovessimo far parte della giuria, perché qualche mese fa ero stato chiamato ad una cosa in un paese qui vicino Roma e mi sono ritrovato che ero nella giuria di un concorso di bellezza per donne, e alla fine ho detto scusate, non prendetemi per maleducato, ma io darò voti uguali a tutti, e se io fossi nella giuria oggi non avrei l'imbarazzo. Facciamo così, noi diamo 10 a tutti. Va bene? Diamo 10 a tutti, ci sono piaciuti tutti, e 10 soprattutto a chi l'ha pensata. Dobbiamo guardare la telecamera e venire a avvicinarci più avanti. A favore di telecamera, si dice così in televisione, no? A favore di telecamera. Quindi siamo vicinissimi. No, però è vero, sono assolutamente d'accordo con entrambi. Il concorso di bellezza, onestamente, non lo so come è andato, non lo voglio sapere, ma questa cosa che ci sono ancora i concorsi di bellezza, diciamo, mi stupisce, mi affascina anche da un lato. E allora chiamerei sul palco, per sciogliere un pochino per rompere un pochino il ghiaccio, il primo diciamo dei tre gruppi con cui ci confronteremo, e quindi chiederei ad Africa Academy Calcio, Bridge Dance e Cammino Estense di avvicinarsi. Eccoci qua, abbiamo anche qui un ordine alfabetico, sono appunto i primi tre progetti che abbiamo visto prima, e sarebbe interessante, venite, il palco è un po' piccolo ma centriamoci, ci siamo tutti quanti, ditemi voi poi se spostarci o meno. E allora sarebbe interessante capire, diciamo, innanzitutto quale sarebbe secondo voi, non so come dire, diciamo, cosa vi aspettate dalla vittoria, diciamo, di questo contest, a prescindere da chi sarà, perché come dicevamo prima questo progetto oggi non ha la pretesa di essere esaustivo, nel senso che non finisce oggi, non finisce semplicemente con l'accordo, diciamo, economico, ma ci saranno poi dei workshop, ci saranno dei momenti di incontro, ci sarà, diciamo, uno sviluppo imprenditoriale proprio dell'idea. È la prima volta che vi trovate in questa situazione, insomma, capiamo un po' come siamo messi sotto questo punto di vista. Se qualcuno di voi vuole iniziare e poi facciamo una conversazione. Eccolo. Generale. Prego. Ma ve lo tengo io perché siete pericolosi, che ve lo tenete poi. Vai, lo porto via. niente, intanto è stata un'esperienza bellissima, no? Perché abbiamo incontrato tante persone. Io per esempio qui ho incontrato il presidente di Liberi Nantes, che per me è stata la più grande cosa di stamattina. E concordo. Esatto. E niente, cosa mi aspetto? Se dovessi vincere? E questo è il punto? Ma la domanda anche mi è sembrato, esatto, quello. Esatto. Vabbè, che mi fanno comodo quei soldi, va bene, perché ci comprerei le scarpe ai ragazzi, ci comprerei naturalmente tutto l'abbigliamento, no, che serve a ragazzi che purtroppo quando arrivano dalle Hong non hanno assolutamente niente. Avete visto l'immagine, per esempio, dei ragazzi che sono seduti sulle banchine e noi andiamo a prenderli alle banchine, va bene, e sono in condizioni disastrate. E quando poi decidono, perché magari amano il calcio, decidono di venire con noi e vengono l'inverno con pantaloni corti e le ciabatte, e te c'è, certo, da rivestirli.
Carlo. Quindi l'una che è molto importante secondo me, Riccardo, sentirli al di là di quella che è stata la loro presentazione, certo. Perché sono sicuro che accadrà anche per gli altri due amici, ci ha detto realmente che cosa fanno. Io prima, leggendo un sommario che era stato preparato, ho detto: oddio, qua non ci ho capito niente. In realtà che fate? Raccontatecelo proprio nella semplicità. Nella semplicità, noi cerchiamo tramite il ballo di creare dei momenti di aggregazione, di mettere insieme tutta la collettività, tutte le persone, insegnandogli anche la parte, diciamo, che per noi è importante, che cioè andare a colmare le lacune motorie che si vanno proprio a sviluppare durante il percorso della vita, sia dalla fase base, dagli 0 anni fino anche agli 90 anni, se sei ancora bello in vita lo puoi anche utilizzare. In più, tramite questo percorso, prendere, sperando anche se vinciamo, quella piccola parte per poter poi aiutare e finanziare gli sport minori con un logo che andremo a creare per poter incentivare ancora di più chi non ha la possibilità di farlo il percorso agonistico. Quindi da una parte è la parte di formazione, dall'altra parte è proprio il continuare a sognare, a sviluppare se stesso, cioè a incrementare la personalità di ogni singolo individuo. Certo. Ecco, questo è di base quello. Io faccio parte dello studio centrale, non ho capito, non mi date questa. Allora, sentiamo studio centrale, vai. Esatto. Lo studio centrale è Luna. Sì. Luna, va bene. Linea a Luna. Linea. No, io vorrei fare una considerazione generale, se mi permettete. Certo. Io credo che sia molto importante riflettere tutti quanti insieme, voi lo fate meglio di chiunque altro, perché io sono uno che riflette senza essere immerso come voi nella realtà nella quale operate. Lo sport contemporaneo, io credo nasca da un'esigenza precisa, poi magari qualcuno di voi me la contesterà. Sapete secondo me qual è il vero senso dello sport contemporaneo? Il tentativo di sterilizzare la guerra, perché in realtà ci si confronta sul campo, ci si confronta su una pista atletica leggera, ci si sfida in qualche modo assecondando quelle caratteristiche dell'essere umano che vuole comunque competere con un altro. In passato, lo ricordiamo, Omero ne ha scritto su pagine meravigliose, la competizione era anche qualche volta costava la vita agli atleti anche nelle Olimpiadi antiche di Atene. Io credo che lo sport contemporaneo abbia in qualche modo tentato di arginare questo tentativo autodistruttivo dell'uomo riducendo la competizione ad una competizione senza spargimento di sangue. Certo. Ed è una cosa straordinaria da questo punto di vista capire, e forse oggi cominciamo a capirlo, che lo sport ha questa valenza fondamentale, non soltanto quella di includere, ovviamente di abbattere i muri, lo diceva Mandela, non lo dico io, ma soprattutto questa, di rendere gli esseri umani un pochino meno crudeli tra di loro. Anche se qualche volta nelle partite di calcio succedono cose, infatti no, questo volevo chiederti, inaspettate e ingiudicabili, però questo credo che sia un elemento fondamentale. Io credo che lo sport abbia questa valenza di fenomeno sociale che purtroppo si sta un po' smarrendo, soprattutto quando saliamo verso gli sport professionistici, che stanno perdendo il sentimento, stanno perdendo i valori perché sono assetati di soldi, e il calcio in questo senso, esatto, da un punto di vista generale molto esemplificativo. Allora, è chiaro che mi ha fatto molto piacere sentire i vostri progetti. Io voglio dire, me ne assumo la responsabilità. Io preferisco che i ragazzi che arrivano dall'Africa vengano a giocare a pallone da Franco, che imparino l'italiano anziché essere deportati in Albania. Grazie. Molto vero. Il percorso. Ci manchi. Il percorso stesso. Il tuo, Andrea. Mi interessa molto perché conosco benissimo quelle zone straordinarie dalla quale tu provieni, e so delle bellezze paesaggistiche, ma anche naturalmente della cultura che traspare continuamente, e credo che sia una cosa straordinaria quella di camminare e scoprire i luoghi e la storia.
Sì, io sono cresciuto poi in realtà proprio dentro il Delta del Po, poi mi sono trasferito a Ferrara e quindi per me quei luoghi lì sono veramente ricchi di tutto, insomma, e quindi appunto ho candidato questo progetto più che altro per una passione, più, neanche tanto per spirito imprenditoriale, ma proprio per la passione per il mio territorio e per lo sport che è poi il mio lavoro e quindi appunto promuovere l'attività sportiva grazie anche a queste forme, insomma, di iniziative. E ringrazio WISP perché è stato un percorso comunque formativo importante. Io sono laureato in scienze motorie e tante volte noi istruttori appunto usciamo dall'università e però ci mancano determinati percorsi, e quindi grazie a WISP per questa iniziativa, perché è servita molto per poter appunto portare, al di là di come andrà a finire, però tirar fuori un'idea e portarla fino in fondo in un percorso è sicuramente molto utile. Grazie. Grazie mille. Luna, mi consenti una... c'è l'ex presidente della WISP, l'attuale sta facendo un collegamento in diretta, può venire qui vicino un attimo Vincenzo Manco, perché mi è venuto una domanda, non è cattiva, no. Assolutamente, ascoltando questi vari progetti, mi chiedo, ma sono in antagonismo, sono in alternativa alla WISP, oppure invece sono una cosa di un tutt'uno di persone che lavorano insieme? Potrebbe sembrare sia l'uno che l'altro. Sì, ti rispondo di sì, potrebbe sembrare sia l'uno che l'altro. Nelle chiacchierate fatte durante il coffee break, tra l'altro poi a proposito soprattutto con lui, dicevamo che comunque questa esperienza, al netto della classifica e di chi vincerà, per la WISP non finisce qui. Troveremo forme di collegamento comunque anche con gli altri, ai quali tra l'altro un attestato sarà appunto riconosciuto, ma anche con gli altri 27 o 26, visto che uno comunque si è ritirato. E quindi, come abbiamo detto stamattina, c'è un punto sicuramente che noi spesso e volentieri non abbiamo sondato. Ti aggiungerei, visto la domanda, ormai Carlo ci conosciamo da una vita, siamo amici, quindi mi aspettavo la domanda, però da questo punto di vista ti dicevo, Carlo, la risposta è questa: noi abbiamo sondato con questa esperienza terreni che, anche se siamo nel 2023 e parlare di ideologia sembra un qualcosa, ma che spesso ideologicamente noi preferivamo non toccare, per esempio il mercato, sia esso profit o mercato no profit, che adesso, diciamo, con la riforma del terzo settore, la figura dell'impresa sociale, le cooperative sociali eccetera, erano, diciamo, parte della nostra cultura mutualistica da cui nasce anche la WISP, ma spesso e volentieri, un po' per la nostra storia, il nostro modo di vedere l'attività sportiva, la pratica sportiva, era tenuto da parte. Questa esperienza invece ci ha messo di fronte anche a quella sfida. Quindi noi, secondo me, dobbiamo non solo accettare questa sfida, ma dentro questa esperienza proiettarci nel futuro, perché io credo che la WISP, proprio di fronte alle riforme che noi stessi abbiamo auspicato, per le quali abbiamo anche lavorato e per lavoreremo ancora per l'attuazione delle stesse riforme di cui parlavamo stamattina, io credo che questa invece, questo tutt'uno, si possa assolutamente trovare, e la proiezione della WISP deve essere lavorare in tal senso. Grazie Vincenzo, io penso di grazie sì, mille. Io penso di sì. Tra l'altro sì. Vorrei sentire anche voi in materia, anche se tu sei lo studio centrale. Una persona, tanto la giuria non ci sta sentendo, Franco, mi stava raccontando prima, in un fuori onda, diciamo così, che l'attività sportiva, il reclutare, avvicinare, portare nella squadra questi ragazzi africani, aveva provato inizialmente a dire facciamola con la Federcalcio. La Federcalcio li ha salutati, non so se gentilmente o non gentilmente, la WISP gli ha detto venite, siete roba nostra. Beh, questo è sicuramente positivo, no? Significativo anche della strada che è stata in questo momento, come dire, percorsa, si sta percorrendo da parte del mondo del calcio, che non è una strada positiva. Non è una strada positiva, il mondo del calcio sta sbagliando tutto, lo dico io che ho raccontato calcio per 40 anni, sta sbagliando tutto. Sta sbagliando tutto perché si sta soprattutto incartando in questo vortice straordinariamente pericoloso della ricerca assoluta del denaro, indipendentemente da dove questo denaro arrivi.
da dove questo denaro arriva. Io credo che sia molto grave il percorso intrapreso e spero e mi auguro che si possa anche tornare indietro. Però c'è una cosa che vorrei dirvi, qui ci sono molti dirigenti del calcio, dello sport di base, dello sport sociale, credo abbiate guardato, abbiate visto, abbiate letto la legge di riforma dello sport che entrata in vigore da qualche settimana dopo anni di discussioni, è stata corretta, ricorretta, maneggiata un po' da tutti. Io l'ho detto e ho ricevuto anche qualche critica severa da parte della Federazione Gioco Calcio, ragazzi, è scomparso lo ius sportivo, lo ius soli sportivo, è scomparso, non c'è più, non c'è più. Io credo che anche se loro sostengono, gli ideatori della riforma e anche la Federazione Gioco Calcio sostiene in sostanza che il processo sarà un processo di allargamento, però permettetemi di dire che se un ragazzino non italiano deve aspettare che una commissione della Federazione Gioco Calcio romana decida se lui abbia diritto a giocare o no, è abbastanza grave. Molto vero. Grazie mille intanto al primo gruppo. Io ho una curiosità però, perché parlavi di calcio ed è molto vero quello che dicevi. Io ho visto mio fratello, esperienza personale non richiesta ma insomma è interessante, mio fratello mega tifoso del Napoli, poi a un certo punto si è proprio disaffezionato completamente. E qual è il futuro? Cioè effettivamente sta perdendo un po' di punti sotto c'è il punto di vista enorme, c'è un rischio sì. Enorme, non so se avete osservato cosa è avvenuto in occasione della partita di Champions League di pochi giorni fa. Purtroppo sì. Borussia Dortmund Newcastle, lo stesso girone del Milan per chi è tifoso del Milan. Ebbene, i tifosi del Borussia Dortmund hanno esposto uno striscione durante la partita in tedesco, la cui traduzione maccheronica da parte mia che non conosco il tedesco è sostanzialmente questa: vi interessa, non vi interessa nulla dello sport, vi interessano solo i soldi. È una presa di posizione forte da parte del pubblico del calcio che sta criticando apertamente le dirigenze del calcio tedesco in questo caso, ma anche della UEFA, anche dell'ECA e anche ovviamente della FIFA. Io mi permetto di dire solo questo, perché poi il tema sarebbe molto ampio e produrrebbe discussioni molto molto approfondite e molto interessanti, ma un solo elemento: il business del calcio, l'azienda calcio, non produce sedie, caramelle, microfoni o cioccolatini, produce passione. E l'industria del calcio si basa fondamentalmente sul sentimento dei tifosi che sono portati a fare sacrifici economici immensi, pagando 3 abbonamenti se vogliono vedere tutto in televisione, pagando biglietti nei settori popolari allo stadio dai 40 ai 70 euro, abbonamenti che sono ormai diventati stellari da un punto di vista economico. Se questo sentimento e questa passione venisse meno e i segnali che qualcosa sta scricchiolando ci sono, i dirigenti del calcio moderno non si rendono conto che se finisse questa passione probabilmente si esaurirebbe anche il loro business. Quindi se non sono così, se non sono sensibili da un punto di vista umano, che lo siano almeno da un punto di vista imprenditoriale, perché i tifosi, Riccardo, non sono clienti, sono quelli che tengono in piedi lo sport più amato in Italia, il calcio. Recentemente un dirigente sportivo molto importante di una squadra, di una grandissima squadra spagnola, proprio a questo proposito di quello che dicevi tu, ha detto: il nostro avversario più importante, più pericoloso, non è il Manchester United o il Paris Saint Germain, ma è la PlayStation, a dimostrazione del fatto che se tu segui anche oggi, domani se ti capiterà, segui una partita di calcio in televisione con un ragazzo giovanissimo, 10, 12, 13 anni, tifoso di una qualsiasi squadra, lui assisterà e lo vedrai assistere alla partita con un disinteresse legato allo smartphone con il quale commenta assieme ad altri amici. Quella passione della quale tu parlavi, i segnali sono più che preoccupanti. Assolutamente, certo, sì. Ed è anche un po'. Ma invitiamo altri? Sì, esatto. Perché io sono curioso soprattutto di un progetto, non è una presa di posizione, ma poi ne parliamo dopo. Ormai direi che ci siamo esposti alla grande, quindi insomma. Allora, chiamiamo sul palco Circus for Planet, Discover Trail e Emult. Eccolo, è il progetto che mi incuriosisce molto. Questo. Un passettino più avanti, è solo che quando siamo tanti riusciamo a... Prego, prego, venite. Dio, visto la videocamera, prego. Posso chiedere una cosa? Perché sono un appassionato di circo, ma senza animali.
senza animali. Anche spero che finalmente possa essere partorita una legge che bandisca gli animali del circo. Ma tutto il resto è meraviglioso, fin da ragazzino ero appassionato. Ancora oggi mi emoziono quando vedo passare raramente in televisione qualcosa delle meravigliose esibizioni del circo. Com'è nata questa idea di trasferire la passione del circo, che è molto professionale, perché chi fa quel lavoro, mi pare che lei l'abbia fatto, è veramente un atleta vero, trasferirla a tutti? È complicato. Oh, grazie, questo è bellissimo. E perché appunto prima poco fa mi sentivo con un piede dentro e un piede fuori, invece mi sento sempre più dentro questa cosa, no? Perché è come se il circo fosse sempre un po' cugino degli sport, invece appunto è una delle massime espressioni degli sport, ma che ha in più la creatività. Io sto dentro non solo con la mia emozione, col mio stare, nella mia percezione, ma con la creatività costante. E personalmente, come è nato? Perché per me mi ha cambiato il corpo e la vita, la mente. E quindi questa cosa, io vengo dal lavoro nel sociale quando ero giovanissima, e quindi mi è sembrato immediatamente uno strumento validissimo per lavorare con il disagio sociale, con la disabilità e poi con i normali, diciamo. Lavorando con le persone normali ci rendiamo conto che siamo tutti pieni di cose da rimettere a posto, e il corpo ci aiuta a farlo, e in una maniera spettacolare, no? E più raggiungibile la bellezza di un artista di circo contemporaneo, se guardo uno spettacolo, no, qualsiasi a cui pensiamo, che è un grandissimo sportivo che vince le Olimpiadi che ci sembrano inarrivabili. E quindi queste due cose, corpo e mente. Grazie. Infatti adesso non so se lo aveva detto Tiziano o Vincenzo, il termine liberi di muoversi. Liberi di muoversi significa che chi è e chi lavora in un circo non si deve sentire lontano dal resto dello sport, così come coloro che accompagnano e che fanno delle escursioni, che siano in montagna, al mare, ma anche e soprattutto, ho sentito, e c'è un progetto, poi ce lo spiegheranno, nelle città, è questa attività sportiva che lo sport del quale parlava prima Riccardo non contempla. Ancora c'è gente che dice: tu sei sportivo? Sì, tifo per la Lazio. Che c'entra? Non si sa. Però la libertà. Fare per la Lazio è un bene, comunque. Non ho scelto a caso la squadra bianco celeste. Però attenzione, siamo in clima pre-derby e non si può, è molto pericoloso. E allora adesso non ricordo chi dei tre rappresenta la startup. Abbiamo Matera e Trieste. Sì, per quanto riguarda il conoscere le città, i centri storici, le ricchezze e i segreti. Certo, l'attività motoria è diversa, abbiamo quella codificata come il calcio, lo sport, ma abbiamo anche la passione del passeggiare, e penso che il cammino estense sia l'emblema proprio del cammino come attività motoria. Quindi noi vogliamo mettere all'interno di Trieste un percorso guidato da fare a piedi, camminando o correndo, che possa permettere al turista di conoscere quelli che sono i segreti nascosti, ma nascosti anche a me, che sono triestino, che lo sto conoscendo adesso man mano che vado avanti col progetto. Tra l'altro, per tutti quanti questi nuovi progetti, io credo anche gli altri 26-27 che non sono entrati, 37. Io non ho sentito ancora parlare, ma forse perché viene dato da tutti per scontato, la salute. A me, per una certa cosa che mi è stata trovata, il medico mi ha detto: molto più importante delle pasticche questo camminare, certo, in città, in montagna, dove vi pare. Poi in Italia siamo pieni di cammini, cioè io sono una grande fan dei cammini, quindi sì. Se fossero fatti un po' meglio sarebbe qualcosa, se fossero sfruttati meglio. Sì. Esatto. Anche appunto Matera, era molto interessante il progetto perché parlava anche di mobilità sostenibile, come dicevamo prima, appunto rendere le città a misura di cittadino e non di macchine. Più accessibili, più a misura di quelli che sono più
più a misura di quelli che sono i bisogni, bisogni quotidiani sia in ambito turistico, perché noi proveniamo da questa cittadina ma ci rendiamo conto che è un problema comune a tutti i borghi, a tutti i centri urbani, a tutti non i è centri una cittadina, storici. È un capolavoro. Sì, grazie. E quindi questa necessità di avvicinare i bisogni anche rispetto all'utenza dell'associazionismo sportivo, quindi rendere fruibile effettivamente da un punto di vista della mobilità e dell'accessibilità a 360 gradi quelle che sono le proposte di tutte le realtà del terzo settore, degli enti presenti a livello locale. Ma c'è un elemento che ha messo in evidenza nella presentazione, lo hai rilevato tu per prima, Luna. Noi siamo un popolo strano, siamo il paese d'Europa che ha più centri storici medievali antichi, ma siamo anche tra coloro che comprano più SUV, e che è una bella contraddizione, perché se c'è una macchina che non può percorrere un centro storico delle città italiane è proprio il SUV. Devo dire che non dovrebbero essere percorsi comunque i centri storici italiani da alcuna macchina, ma credo che quello che voi avete messo in evidenza sia un tema sul quale poco si riflette. Esattamente. La corsa alla grande macchina nelle nostre città? Vero. Esattamente, noi abbiamo iniziato a sperimentare utilizzando una cargo bike, investendo tempo e risorse rispetto a quello che avevamo a disposizione, mostrando diciamo un profilo completamente diverso rispetto alle abitudini alle quali siamo abituati, appunto. Quindi mettendo in circolazione questa cargo bike che potesse agevolare quindi il trasporto di una serie di bagagli, piccole merci, esigenze quotidiane. E tra l'altro con le salite e le discese di Matera è sport vero quello, salire con quei mezzi è faticoso. Grazie mille, in bocca al lupo. Guarda, questa cosa dei SUV a me mi scalda tantissimo, quindi non mi soffermo. E chiamiamo sul palco l'ultimo gruppo, che è composto appunto da Filosport e Spin Lab e Sport Fellas. Sì, esatto, scusate. Eccoci qua. Abbiamo anche... la quota, è un infortunio causato dallo sport, questo? Sì, l'abbiamo detto prima, sì, infatti è... Lo sport non è che fa male, però, non vorrei che passasse questo messaggio. Non porta benissimo, però vabbè, vediamo. Allora, come va? Quali sono le curiosità rispetto a questi tre progetti? Erano tutti progetti, diciamo, come al solito, appunto, estremamente interessanti, sicuramente meno magari probabilmente legati al territorio rispetto agli altri, ma avevano più un'idea, diciamo, generica, più una cosa sul territorio nazionale. Chi di voi vuole appunto, o se avete delle domande, delle curiosità? Un po' ghiaccio. Vai. Faccio una riflessione, intanto un ringraziamento, dicevo prima, ai referenti di WISP, che il percorso è molto interessante perché permette di sviluppare idee anche imprenditoriali legate allo sport che difficilmente trovano spazio in altri contesti di incubazione, mettiamoli così, quindi credo sia stato molto utile questo. Si parlava prima di soldi, di mercato, credo che in realtà queste idee che sono uscite, la mia è un laboratorio di progettazione sociale all'interno dello sport, mettono insieme la necessità di portare lo sport anche su piani, su livelli diversi a quelli a cui solitamente siamo abituati, e credo che l'affacciarsi anche sul mercato sia oggi un'esigenza del mondo sportivo che va verso una direzione di professionalità, di maggiore strutturazione, e rimanere legati al ricordo dello sport associazionistico di 30 anni fa probabilmente oggi non è più rispondente alla realtà, quindi credo che questi percorsi vadano anche in quella direzione. È stato molto utile, lo è stato per me, per lo sviluppo dell'idea, quindi insomma approfitto per ringraziare ancora la WISP che ha pensato a questo percorso. Grazie. È molto interessante questo approccio, perché è un approccio nuovo. Noi diciamo, io sono vecchio, quindi per me l'associazionismo è volontariato, è sacrificio personale, impegno quotidiano e via dicendo, però è giustamente, loro stanno ponendo, sono giovani,
molto più giovani di me e anche di te, stanno ponendo un altro tema. Vorrei chiedere a Filomena e Giorgio, appunto, da questo punto di vista, io credo che anche voi abbiate individuato nel percorso impresa, tra virgolette, legato allo sport sociale, non parliamo di sport professionistico, un elemento di novità che rispetto alla mia generazione è veramente una mezza rivoluzione. Ho sbagliato Filomena e Michele, scusa, tu non c'entri da un'altra parte, scusa, ho sbagliato io, perdonami. Vabbè, rispondo io. Sì, in realtà noi abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti questa idea già da più di 3 anni, un'idea che è nata veramente da un bisogno. Siamo usciti dall'università, siamo usciti e ci siamo approcciati al mondo sportivo e non vi nascondo che un po' di amarezza l'ho provata, ma l'abbiamo provata molti di noi studenti di scienze motorie, perché ci rendiamo conto che anche se noi volessimo creare una professione reale, sì, ci dicono tutti quanti apriti una partita IVA, non c'è dubbio, però comunque all'interno appunto dell'associazionismo si pensa appunto al volontariato, quando noi invece quello che vorremmo cercare è proprio una professione. E quindi da un certo punto di vista quello che noi abbiamo cercato di portare avanti è che sì, lo sport non è soltanto il calcio a livello anche solo di business, se vogliamo parlare, ma è anche tutti quei ragazzi che studiano tanto tempo, dedicano tanta energia a creare una propria professione e che poi si ritrovano all'interno del mondo sportivo con poco e niente, esatto. Ringrazio comunque, so che c'è Sport e Salute anche qui, questa nuova riforma comunque già ha dato un pochino di valorizzazione a quello che è la figura del kinesiologo, ma c'è ancora tantissimo da fare e lo sport per riuscire a colmare quel gap, no, proprio con tutti quei sedentari, bisognerebbe spostare molti finanziamenti da quella parte che appunto pensano soltanto alla questione dello sport tifando a chi effettivamente sul campo, sul territorio cerca di fare. Noi appunto, è quello il nostro obiettivo, i nostri ragazzi quando finiscono l'università cerchiamo di prenderli, inserirli in un percorso e aiutarli a portare a termine delle proprie idee per aiutare, per promuovere lo sport comunque nella comunità. Grazie mille. Grazie. Tra l'altro tutti questi progetti, questi e tanti altri, la stessa WISP e altri enti di promozione sportiva suppliscono a carenze dello Stato per quanto riguarda l'attività sportiva, carenze della scuola, soprattutto. Certo. E però tornando a quello che Riccardo ha definito è quasi una rivoluzione epocale, io ricordo che ormai possiamo dirlo, ai tempi nostri c'erano tante società, non soltanto di calcio, di basket, di sport, di attività, che erano purtroppo legate a quel fenomeno delle finte, false sponsorizzazioni, fatturazioni fatte in un certo modo. Qui invece, grazie a questi giovani, a questi progetti, ci troviamo di fronte ad attività manageriali laddove i conti tornano e i conti soprattutto sono puliti. E a proposito di conti che tornano, ormai facciamo tutti, come dire, i conti col digitale. A me piace dire, quando vado a parlare dei tempi della radio e del calcio di una volta ai giovani di oggi, che io appartengo alla generazione radiofonica e la metto un po' in contrapposizione con la generazione digitale, no? Poi anche io e Carla abbiamo dovuto fare i conti con il digitale, naturalmente con molta fatica. Devo dire che mio figlio mi ha aiutato molto. Noi figli e adesso mi sto divertendo come un pazzo, tra l'altro sui social, 1000 profili, mi diverto molto. Però è un'applicazione interessantissima quella che voi proponete, perché poi diciamoci la verità, questa alfabetizzazione digitale del nostro paese, che corrisponde all'alfabetizzazione del dopoguerra, perché questo è il tema, è una bella sfida. È una bella sfida. Sono d'accordo. Concordo con quello che hai appena detto, anche perché se guardiamo l'età media della popolazione italiana, si sa tutti che è un po' spostata proprio là. E nonostante ciò, anche loro hanno giustamente però detto che c'è tutta una generazione che sta venendo su e sarebbe bello dargli la possibilità appunto di
di potersi mantenere con queste occupazioni sportive. E partendo un po' dallo stesso principio, anch'io anche noi, insomma, stiamo cercando di proporre questa soluzione in modo tale da diciamo, non andare più per passaparola e quindi anche le proprie capacità perderle magari da un soggetto all'altro e non avere abbastanza visibilità, e vale per tutti, perché anche magari voi ovviamente che cercherete clienti o neolaureati che vogliono intraprendere dei percorsi, spero con questa applicazione di aiutare tutti e mettere in contatto chi cerca le soluzioni con chi le propone. Ecco, quindi sì, l'obiettivo è poi a maggior ragione anche proporre una soluzione che permetta di mantenersi non solo tramite la rete creata dall'applicazione, ma proprio anche tramite dei contenuti che noi proponiamo la soluzione digitale come content creator sportivi, e quindi appunto poi abbiamo già più di 24 figure professionali categorizzate, dal mental coach al nutrizionista, perfino anche il social media manager e l'operatore video, perché per fare poi promozione digitale servono questi, senza poi scalzare anche la parte di analisi video, che oggi come oggi anche nel dilettantismo sta sempre più prendendo piede. Quindi grazie mille, in bocca al lupo, una mega sfida soprattutto la tua, perché l'innovazione digitale nel nostro paese in effetti è insomma una bella faticaccia. Grazie chi mille. È nativo radiofonico, incontrare un nativo digitale è un motivo di crescita. Grazie mille, ci avviciniamo un pochino. Io in conclusione, perché non deve salire più nessun altro, credo. I futuri vincitori, visto che ci sono tre comunicatori, due giornalisti e una autrice, ma bene o male la famiglia è la stessa, finiamo con autocritiche, perché dobbiamo farne, perché tutte queste attività, non soltanto quelle che sono state presentate, la WISP, gli enti di promozione, i volontari, perché è giusto che ci siano, è importante che ci siano anche loro, troppo spesso hanno degli spazi riservati dai media, dai giornali, dalle televisioni, dalle radio, quasi zero. E questo invece, tra l'altro, anche a livello di audience e di vendite non è vero, perché se lo fai bene e lo racconti bene, le storie che ci sono dietro una WISP, ma dico la WISP perché c'è Vincenzo Manco davanti, altrimenti mi potrei dire tante altre situazioni, hanno delle storie meravigliose, non le raccontiamo. E prendo spunto da questa critica, allargandola, facendola ancora più severa, soprattutto partendo da una cosa che so che sta particolarmente a cuore, è proprio le storie. La narrazione dello sport contemporaneo, devo dire, in televisione, anche in radio e anche sui giornali, è completamente cambiata rispetto a questo punto di osservazione. Se qualcuno di voi avrà voglia, se non l'avesse già fatto, di andare a riprendere alcuni vecchi articoli, ma straordinariamente moderni, di Gianni Brera, per esempio, quando raccontava le imprese dei grandi eroi dello sport, ce n'è uno che ricordo, mi è rimasto impresso e lo leggo continuamente ancora oggi, dedicato a Gimondi che stava emergendo sul palcoscenico del grande ciclismo, e lui va a trovarlo a casa e racconta il Gimondi, ma anche l'uomo, la famiglia, la storia. È un contesto completamente diverso che ti collega naturalmente. Vogliamo parlare di Zavoli? Esattamente. E allora cosa succede oggi? Oggi la narrazione è superficiale, non parliamo del calcio, perché la narrazione del calcio si racchiude esclusivamente nel VAR, questo totem che è stato creato con l'illusione di poter rendere perfetto uno sport, ma non ci sarà mai un calcio perfetto, semplicemente perché gli uomini e le donne non sono perfetti. Io non so per quale ragione si chieda al calcio di essere perfetto quando nessuna attività umana sarà mai perfetta. Ma detto questo, ciò che manca è la storia. E la storia, le storie, io credo che questa narrazione senza storie sia svuotata dell'anima stessa della comunicazione, e per questa ragione io credo che proprio le storie che oggi per esempio abbiamo scoperto qui tra coloro che hanno proposto i progetti, e naturalmente le storie che l'ISP scrive ogni giorno su tutti i campi di gioco, su tutti i campi di atletica leggera, sulle strade, in bicicletta e a piedi in Italia, sono lì a testimoniarlo, sono storie che devono essere raccontate. Perché lo sport non è quello che gli offre la televisione, lo dico con grande rispetto per Carlo Paris che è stato direttore di Rai Sport, o perlomeno non è solo quello.
questa chiacchierata, è stato bellissimo. E vi hai capito perché non lavoriamo più io e Carlo? Perché adesso siete liberi. Grazie mille, grazie. Ah, pensavo la bicicletta ti volevi prendere, non è compresa, forse dopo. Ok, allora chiederei semplicemente soltanto alla regia se ci siamo. Ci siamo. Arrivando la busta. Ah, ok, quindi... perfetto. Momento Sanremo praticamente adesso, quindi molto emozionante. La prima volta che chiamo un premio con la busta, quindi interessante. Vabbè, immagino che la giuria... Attesa, se posso, certo, Daniele Mirani, se vuoi spiegarci un attimo anche i criteri del contest... ok, grazie. Ok, abbiamo un minuto di attesa, vabbè, ma credo che ci siamo con i tempi quasi. E vogliamo mettere delle sedute? Volete mettere delle sedute per questo momento? O no? Ok. Eccoci. Momento solenne. Momento... Stiamo creando un po' di attesa. Scusate, chiedevo un attimo, insomma, prima di nominare sì. I vincitori, se potevate un attimo spiegare il doppio binario della commissione e della giuria con i criteri utilizzati. Ma venite sul palco, assolutamente. Grazie. Allora, niente, come sapete, come avete visto nel materiale, il punteggio, la graduatoria definitiva si costruisce grazie a due punteggi. Il punteggio che è stato dato oggi ai vostri pitch dalla giuria, che ringraziamo ancora per la sua disponibilità, per il lavoro e anche per la passione che è emersa durante le discussioni, e poi dal punteggio dato invece dalla commissione di indirizzo e di valutazione ai vostri piani di sviluppo imprenditoriali e professionali, ossia lo strumento che avete elaborato grazie all'aiuto dei coach in questi mesi in questo mese di formazione. Quindi un punteggio doppio, una graduatoria molto interessante che non vi svelo, che lascio svelare a Luna. Adesso per quel che riguarda i criteri, ed è l'elemento importante che stavo dimenticando, i vostri pitch sono stati elaborati, insomma, valutati grazie al criterio della chiarezza, dell'efficacia e del potenziale innovativo sociale, appunto, della vostra idea. Per quel che riguarda invece il vostro piano di sviluppo, i criteri sono stati gli stessi con i quali avevate, insomma, le vostre idee erano state valutate all'inizio, ossia la vicinanza ai valori della WISP, la fattibilità della vostra idea, l'originalità, la capacità del vostro team o la vostra capacità personale, i valori di sostenibilità, l'intersettorialità, e quindi se incrociava più dimensioni sociale, ambientale ed economica. E questo, insomma, è il risultato di questa valutazione così complessa e una ricca valutazione che avrà dato sicuramente, diciamo, i suoi frutti. Grazie mille. Grazie mille a voi per questi dettagli. Grazie. Perché la mia scrittura spesso non è chiarissima. Okay. No, ma stai pure se vuoi. Allora, ovviamente andiamo, come giusto che sia, con il terzo classificato. Il titolo del progetto che vince il terzo posto è Africa Academy Calcio, di Franco Marrucci. Eccolo, sta arrivando. Complimenti, vieni, assolutamente. Grazie mille, complimenti, come appunto ci dice la giuria, per aver ideato un progetto innovativo improntato sull'integrazione sociale, sull'inclusione e sul diritto allo sport per tutti, perché è veramente un progetto molto inclusivo. Grazie. Di cui secondo me c'è un disperato bisogno, quindi veramente complimenti. Grazie per i complimenti, e noi cercheremo sempre di fare... Grazie. Noi cercheremo sempre di essere all'altezza della situazione, non è facile, perché la situazione sociale sta cambiando, c'è il Medio Oriente in questo momento in guerra e arriveranno anche molti palestinesi da noi, e quindi ci dobbiamo trovare pronti, va bene, ad accoglierli e a fare in modo che si possano integrare nel nostro sociale. Grazie. Grazie mille. Inviterei
foto. E momento premio, aspetta Franco, Franco. Vieni, vieni. Momento importantissimo. Premio e foto, perché insomma, il terzo classificato, oltre appunto a vincere appunto uno sviluppo del progetto, vince anche un importo economico di 1000 euro. Questo è il momento foto. Prego, prego. Grazie mille. Ci rivediamo dopo, quando con tutti e tre i classificati saremo qui sul palco. Grazie mille e complimenti, sono molto felice che abbia vinto. Però mi fa davvero piacere, perché adesso come non mai ce n'è veramente bisogno. Allora, il secondo classificato, il titolo del progetto del secondo premio va a Spin Lab di Marcello Campani, per aver dato voce a un'idea sportiva innovativa esaltando la sfera della sostenibilità, dell'integrazione sociale e della progettazione. Complimenti. Un sacco di roba. Bravissimo, complimenti. Sì, ci proviamo a dare seguito a tutte queste cose che hai detto. Lo dicevo prima, secondo me crediamo che le reti territoriali, il network locale sia un grosso punto di forza. Lo sport deve diventare promotore di azioni sul territorio, mancano a volte le forze per riuscire a fare questo e mettere insieme tutti gli attori. Lo stiamo già facendo in tanti progetti sul nostro territorio. Questo è un progetto per rendere questa forza a sistema e poterla anche offrire al mondo sportivo di base, che ha bisogno per propria natura di avere questi strumenti. Quindi grazie mille a tutti del premio. Complimenti. Ricordiamo che il secondo classificato appunto riceverà un importo economico di 2000 euro, che appunto aiuterà lo sviluppo insieme a tutti gli altri progetti che verranno dopo. Intanto invito di nuovo per favore a salire sul palco per il momento foto. Questo lo tengo io. Ringraziamo i presidenti e io faccio una con e una senza. Allontano, mi metto di qua per fare voi tre. Grazie mille ai presidenti Luis Pessimov, grazie mille, complimenti. E adesso facciamo la ola per il primo classificato. Un attimo. Il primo classificato è E-Moved, nome di Tommaso Conese, Marco Conese e Vincenzo Altieri, per aver saputo conciliare in un progetto unico nel suo genere innovazione, valore sociale e ambientale, esaltando lo sport quale strumento di mobilità sostenibile e democratica. Prego, complimenti. Eccoci. Già subito un momento foto, eccoci. Grazie. Complimenti. Sì, no, ma lo facciamo dopo, non è un problema. Aspetta che mi allontano. Ok, grazie mille, grazie. No, discorso, due parole per il primo classificato, chi se non voi? Grazie a tutti, noi ovviamente speriamo di portare a compimento questa fase sperimentale, così come è stato detto più volte in più occasioni oggi, garantire mobilità e accessibilità a tutti, iniziando dal nostro territorio locale a Matera, sperando di poter presentare la stessa soluzione anche in altre località. Che il fine deve essere quello dell'accessibilità a 360 gradi in qualunque località, in qualunque territorio. Grazie mille, complimenti. Grazie a voi, ricordo grazie. Che il primo classificato riceve appunto un contributo economico di 3.500 euro, che insomma comunque saranno sicuramente utili per la vostra causa, e complimenti. Vi chiederei di rimanere sul palco per fare una foto tutti insieme, primo, secondo e terzo classificato, con entrambi i presidenti. Se riuscite a venire sul palco e facciamo una foto tutti insieme, grazie. Eccoci. Aspettiamo, mi sa che manca sicuramente Franco, che mi sa che sta arrivando. Eccoci.
Ci siamo tutti? Mi sembra di sì, ok. Passetto più avanti. Okay. Ok, adesso una in cui sorridete veramente. Grazie mille. Grazie a tutti, complimenti veramente, tutti i progetti bellissimi, complimenti, sono molto, molto felice per voi. E adesso è arrivato il momento di dare un attestato di partecipazione anche alle altre idee che hanno appunto proposto il loro progetto, e chiederei appunto di avvicinarsi sul palco. Lascio intanto il microfono. Grazie Luna, ma lo avevamo detto all'inizio, lo hanno sottolineato con forza Carlo Paris e Riccardo Cucchi, sarebbe stato complicatissimo comporre la commissione di valutazione, la giuria di oggi, e a me appunto ricordare che sono vincenti tutte le idee, sono vincenti tutti i progetti che sono stati presentati. Ho avuto modo anche nelle scorse settimane di leggere le schede degli altri progetti che hanno partecipato, veramente abbiamo trovato l'essenza di quello che oggi abbiamo condiviso, abbiamo trovato tutte le azioni del progetto Sport per Tutti, quindi veramente ancora complimenti, grazie. L'impegno della WISP non finisce qua, lo dicevo in apertura, un progetto sfidante per noi, vogliamo continuare, un esperimento direi, grazie a voi, riuscito. Complimenti, grazie a voi, davvero complimenti per questo progetto, veramente che vale. Questi sono i vostri attestati, chiederei di salire sul palco Bridge Dance per l'attestato di partecipazione. Eccoli. Vieni Daniele. Questo è un momento foto, quindi sarà così. Grazie. Cammino Estiense, appunto, che parlavamo di, eccoli, complimenti. Ok, grazie mille. Abbiamo Circus for Planet, eccola. Nord per te, molto, molto calda, grazie mille. E poi abbiamo un ringraziamento, certo, al mio coach, Claudio Carlo Martini, grazie. Assolutamente. Abbiamo Discover Trail, che forse, eccoli, ah, con quota Bebè. Bebè, abbiamo Filo Sport, eccoli, piano piano, ti abbiamo fatto alzare e sedere mille volte, ti porteremo sulla coscienza, secondo me, poi c'è pure lo scalino, tutto. Grazie mille, in bocca al lupo poi per il futuro. E abbiamo Sport Fellas. Eccolo. Grazie mille, complimenti, in bocca al lupo. Un passetto più avanti. Grazie mille ai presidenti, appunto come ricordavate non finisce qui il progetto, ma appunto i tre classificati saranno continuamente seguiti per lo sviluppo di questo progetto, quindi insomma è veramente un'occasione importante.
Direi che è arrivato il momento dei ringraziamenti. In primis io voglio ringraziare tutte le persone, Silvia, Serena e Ivano, che mi hanno veramente aiutata tanto in questo progetto che non conoscevo, ma mi hanno fatto immergere come poche persone. E ringraziamo anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente finanziatore del progetto, tutte le 37 idee che hanno partecipato al contest. Ringraziamo anche la commissione di indirizzo e valutazione, quindi Vincenzo Manco, Salvatore Farina, Manuela Claessé, Luca Leonardini, Antonio Ruiu, Serena Sanna, Daria Magidi, Barbara Burchi, Stefania Bernacchia, Benedetta Pandolfi. Ringraziamo anche la giuria per aver dedicato il proprio tempo a questo bellissimo progetto, quindi Simone Menichetti, Paola Vasta, Simone Di Gennaro, Alessandro Piras, Alessandro Bolis, Federica Boccia. Ringraziamo anche Alberto Soraci e tutti i coach e i tutor che hanno seguito e incubato le 10 idee selezionate, che comunque è un lavoro mega importante. Ringraziamo anche la cabina di regia della Simurg, nelle persone di Moreno Toigo, prima me lo sono chiesto ma non l'ho chiesto, Daniele Mirani, Claudio Salvucci, Valeria Ciofi, Antonio Ruiu, Serena Sanna, che hanno promosso, organizzato e coordinato tutto il contest insieme alla WISP. E ringraziamo infine anche la cabina di regia WISP del progetto Sport per Tutti, quindi Salvatore Farina, Marco Celi, Marta Giammaria, Silvia Saccomanno, Paola Palombo. E ringraziamo anche i settori di comunicazione WISP e Promopa, si ringraziano le industrie fluviali, che è questo meraviglioso posto in cui ci troviamo, e la cooperativa Pingo, che appunto ci ha ospitato per questo evento, tutti i giornalisti che hanno animato l'evento, quindi Carlo Paris e Riccardo Cucchi, e tutti gli stakeholder presenti, quindi Alberto Binati della SD Liberi Nantes, Stefano Gobbi Sport e Salute, Umberto Maria Terenzio di Marsh, Roberto Culcasi, di Vodafone, Monica Palazzo di Vodafone, Manuela Murgia di Teleambiente, Marco Napolitano CDP Venture, Giovanni Cutini di Infinity Hub, Domenico Nobile di Anapia e Federico Smanio di WeSport Hub YLab. E grazie a tutti per aver partecipato, spero sia stata una bellissima esperienza. Allora, il catering sarà servito nella sala adiacente verso 1:30, quindi abbiamo ancora qualche minuto. Io inviterei ancora Serena o Antonio per spiegare un attimo la capitalizzazione che riguarderà le 10 idee incubate. Quindi Luna, perdonami, rubiamo ancora qualche minuto in attesa del catering. Sì. Vieni Serena. Sì, come anticipavamo, allora il percorso del contest Sport Impact Lab non si conclude oggi, non si conclude con il Pitch Day, in quanto tutti e 10 progetti avranno accesso a un percorso ulteriore di accompagnamento e di formazione su come si capitalizza, quindi su come si rende concreta la vostra idea. Nel concreto appunto avrete occasione di confrontarvi con appunto esperti che vi spiegheranno appunto quali possono essere le criticità, quali possono essere invece i punti da mettere in risalto, proprio perché la vostra idea continui, anzi inizi proprio a camminare con le proprie gambe. Ci sarà anche un focus sulle eventuali opportunità di finanziamento, di aiuto alla vostra idea, insomma un percorso di accompagnamento come quello che avete seguito sinora, ma con il vantaggio appunto che adesso siete molto più forti, molto più strutturati, perché avete già un percorso di incubazione alle spalle e le idee molto, molto più chiare sulla direzione che volete prendere. Vi contatterò, ci sentiremo e insomma metteremo in piedi questo percorso che vi vedrà ancora una volta attori e partecipi. Insomma, vi chiediamo, ma siamo sicuri che lo avremo, lo stesso impegno, motivazione e passione che avete dimostrato sinora. Grazie mille, complimenti ancora. Complimenti veramente. Grazie a tutti. Ringraziamento da parte della WISP, della Simurg, ovviamente a Luna Esposito. Grazie mille, grazie media, a voi. Grazie mille.